Oh, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti in live, benvenuti in taverna, come state? Vedo che stasera siamo già parecchi, come la va? Fammi vedere, vedo un Dav, come stai, bellissimo, vedo Kyle, vedo Fiorella, bella, come stai, benvenuta, vedo la Panzi, vedo Sans, come stai, bello, Axel, bellissimo, vedo anche Aiute, come state? Come state? Come è iniziato questa nuova settimana? Tutto bene, sì? Fammi rivedere un po'. Qui niente di brutto, fortunatamente, Dav. A parte che oggi non sto né con 3, né con 2, né con 1, ma sto tipo con 0 ore di sonno. Quindi perdonatemi. Sto andando avanti a caffè e bevande energetiche oggi. Come va il forno? Lascia perdere, Kyle. Che oggi è arrivato quel cazzo di calore africano. È proprio pesantezza qua dentro. Infatti, io penso che alla fine di sta live mi sono fatto la doccia prima di venirla a fare. E dovrò rifarmela. Quindi la campagna di D&D con combattimento finale in un vulcano contro tre draghi con 400 di vita inventati sul posto perché non avevo idee. In bocca al lupo per loro, anche perché avevo capito che stavi giocando il set introduttivo, quindi stanno tipo 3, livello 3 e 4 più o meno. Però sono contento, santo. Questa bevanda energetica dell'Eurospin 50 centesimi. Sto bevendo il cancro più o meno. È morto uno. Chissà perché. Oggi è stato tremendo. Eh sì, ma veramente. Ma proprio. Non è semplicemente il caldo. Sapete perché il caldo? Voi vi puntate un ventilatore. Vi mettete un po' freschi. Ed è easy, no? Il problema è proprio l'aria di per sé. Cioè, l'aria di per sé è diventata pesante. Ma pesante, pesante, pesante. Cioè, proprio che quando tu respiri, dici, vabbè, tanto non è entrato un cazzo nei polmoni. Quando non si hanno idea, un Terrasque risolvi tutto. Sì, un bel challenge rate 30. Ma intanto fatemi aprire tutte cose, perché stasera si continua il nostro caro Bioshock. Buonasera, Fatal. Come stai? Bello, oggi così presto. Com'è andata al lavoro? Fatemi controllare tutte cose. Che tra l'altro, per chi vede le programmazioni, cazzi e mazzi vari, il famoso giorno in cui faremo una pomeridiana sarà giovedì, ma tipo sicuro al 100% quasi. E ci facciamo una bella lettura Codex di Dragon Age, che non c'era da tanto. Ci leggiamo veramente l'ira di Cristo, la faremo come al solito, magari dalle 3 alle 6, quelle robe così. Oggi presto che vado via presto, domani sveglia prima, mi dispiace, bello, mi raccomando, riposati, Non strafare. Che poi sono casi amari. Si vuole aprire come al solito Bioshock? Eh sì, ho fatto anche Kyle come modder. Che uno in più non fa mai male. Visto che lui molte volte ci sta fin dall'inizio e compagnia anche se sta un po' più schicci schicci. Ti vuoi avviare, por favor? Bioshock, no, no, niente default setting. Stai a cuccia. Che la volta scorsa è successo un puttanaio, è successo. Comunque, veramente una manna dal cielo questo software che serve a mettere in borderless qualsiasi cosa. Una manna dal cazzo di cielo. Bioshock. Fatto bene, io purtroppo passo meno. Ma tranquillo, tranquillo, anzi, non ti preoccupare. Rilassati, svagati quando è. Don't worry, che noi siamo sempre qui. Dici, ti basti sapere una cosa? Il mago riusciva a fare 100 di danno con le. Ma scusa. Perdonami, Sans, ma allora non stavate giocando il set introduttivo? Perché nel set introduttivo. Cioè, poi a meno che non espandi con cose tue. Cioè, si arriva massimo al 4. Fare 100 di danno con un mago vuol dire che siamo un po' sparati. Sì, quando funziona è ottimo. Erano missili. Di che cosa? Perdonami, Kai, perché sono un rincoglionito stasera. Devo andare dalla parrucchiera a 15 e mezza e lì non prende. Qui prende, facciamo la cheat. Ah, le magie, ok. C'erano bombe nucleari sui denti, brutalmente. Ma diamo il via alla sigla. Aspettate perché Streamlabs sia mai che prende le cose. Da Cictus sua. Diamo il via alla sigla. Se fosse in gioco la tua vita, uccideresti degli innocenti, sacrificheresti la tua umanità. Noi tutti facciamo delle scelte, ma in fondo sono le nostre scelte a fare.
Oh, eccoci qui. Cita il povero Bruce Willis che ormai non riesce più a parlare. Povera stella. Che belle scene. Oh, sono contento che piacciono. Sono contento anche perché questa mi sembrava quella un po' più... Nick. Poteva essere venuta molto, molto, molto meglio. Allora, fatemi controllare cose. Ah, cioè gli davi un livello a scontro. Micchia. Greve. Però vabbè, se te la sei riuscita a gestire, tanto meglio. Madonna dell'audio ogni volta. Allora, ditemi perché l'audio potrebbe essere un po' alto. Perché qui vedo che sta messo a 25. Mi sembra strano per le live 25, ma magari non ci ho mai fatto caso. Tanto grazie a Twitch che dici che siamo uno. Siete tutti riuniti in un corgi solo. Ditemi, no, l'audio sembra giusto. Si vede che 25 è il suo audio. Dove eravamo arrivati? Ah, sapete che ogni volta mo mi devo riabituare perché non lo apro veramente dalla volta scorsa? Perché questa è una grande famiglia felice. Sì, siamo tutti uniti. Ah, beh, è vero che era tutto quel puttanaio del Would you kindly? Mo che noi siamo sotto le sue manine di questo signorino. Ci sta facendo bloccare il cuore piano piano. Quindi ci riduce la vita e tutte cose. Ok, però rimane il fatto che adesso devo comunque rientrare nel mood. Allora, che roba c'aveva appresso? La trappola, le spike, questo, le robettine. Datemi come sempre un attimo, ragazzi, poi stasera sto senza sonno, letteralmente. Siamo morti da ridere con il guerriero che faceva colpi critici e faceva 20, mi incazzavo perché faceva un botto e mezzo di danno, anche perché se poi prende pure la sottoclasse del campione. È la fine. Allora, di qua abbiamo esplorato? Si comincia su... Tu sei alleata? Sì, perché c'è la luce verde. Vabbè. Ma comunque... Le bambine gli hanno dato proprio il microfono. Ah, sei tu. Gli hanno dato proprio il microfono dei cinesi, ma quello proprio brutto, 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 eh. Salve a tutti. Sigarette, whisky. No, qua è tutta roba che non posso prendere, che altrimenti mi prende il cancro e muoio sul posto. Però i soldi me li becco. Che cazzo sta succede? Allo? A lei gliel'ho già fatta la fotina? Sì. Adesso siamo diventati dei DPS, è vero, con... La chiave inglese e tutto quanto. Però non è che magari c'è qualcosa qua sopra. C'è una registrazione. Fontaine ha allevato un piccolo mostro. Quando parla, cioè quasi mai. Il suo accento è pesante e sgradevole. E i capelli luridi. Sembra che indossi sempre lo stesso maglione macchiato di mostarda. Ma devo riconoscerlo a Frank. La piccola ebrea. È il classico diamante grezzo. Nessuno studio formale, nessuna esperienza. Ma basta metterla davanti a una sequenza genetica e diventa Mozart al clavicembalo. Ok. Ok, buonasera Erino, come stai? Bella, benvenuto. Figata, sti audio non li abbiamo trovati fino ad adesso in cui parlavano di noi. Però adesso, magicamente, post plot twist... Stanno ovunque. Però figata. Cioè, dalla volta scorsa ho riragionato su delle robe. E noi paradossalmente siamo veramente il primo, magari, esemplare di fratellino. A meno che non siamo una sorta di Big Daddy in formato umano e cazzi e mazzi vari. Va bene. Volevo dire anche qualcos'altro, ma il mio cervello ha detto no, te lo devi dimenticare. Mi pare siamo nel 69, Sans? O nel 79? Dove? Ma che cazzo? Ma sembra di sta veramente in America. Chi è che mi ha sparato? Vaffanculo. Qui ci sta l'acquetta. Va bene, andiamo avanti. Anche perché non credo ci sia altra roba, no? Infatti. Ma penso che a loro non gliene sbatte proprio niente della guerra. Anche perché stavano qua sotto, appunto. Madò, che bello, cavolo. Thank you.
C'è una torretta che sta a fa' cazzotti con una persona, ma non la sta prendendo, credo. Ma ho capito, ma che cazzo, spawnate. Comunque, buonasera, non so che, non so perché ha ammesso che sei per la prima volta in chat, ma non sei il nostro non so che, tecnicamente. Comunque, bravo. Complimenti, GG, buonasera anche a te, Star. Come stai, bello? Ah, ce l'hai fa... Ma scusate, ma per chi sa, io sto con la prescia al culo. Cioè, perché veramente mi sta mettendo che sembra che ho la prescia al culo, perché lui ogni tanto mi fa gli infarti, eh. E corriamo. Ma perché non mi ha ridotto la vita massima, per carità del cielo? Desiderare qualcosa dalla superficie non è reale. Ti hai fatta fotina, sì. Anche perché qua è tutta acqua. Se sparo per sbaglio un fulmine è la fi... la madonna. Ah, ok, perché mi pareva tipo uguale. Però si vede che va con... magari... con l'indirizzo Mac. Poi vabbè, magari c'è qualche differenza piccola che io non sto notando. Ma come ci entro dentro a ste cose? Ah, c'era una robettina qua dietro. Salve lei, eh. Come sta? Tutto bene? Non credo. Valigetta. Cadaverino tattico, mi serve la valigia, grazie. Voi direte, che cazzo ci deve fare adesso con la valigia? Tecnica segreta per disinnescare le trappole, questa si chiama. Ho capito, io qua dentro come me o ci entro? Non ci entro. Le. C'era niente. E là. Dollari. Azoto. No. Ho preso, madonna mia, avevo preso la cosa elettrica. C'è qualcos'altro? Fontaine, fatti i cazzi tuoi, per favore, eh. Fatti i cazzi tuoi. Comunque, benvenuti a tutti quanti. Spero che sia iniziato bene il lunedì. Ha iniziato Hunter x Hunter. Bravo, però mi dispiace per te perché purtroppo non finirà mai. Proprio come a Roma Termini. Ah, ho sbagliato, mi sto confondendo. Dov'era la telecamera? Scusa. No, dai, esce il capitolo ogni 2 anni, sì, però diciamo che l'autore... Diciamo che l'autore è un po' così così. Che per carità ci avrà i suoi problemi e compagnia, eh. Però... Ma dipende sempre da dove inizia a giocare. Non so che... Dipende sempre... È sempre quella la cosa, perché... Se voi oggigiorno avete cominciato a giocare i Souls da Elden Ring, tutti gli altri vi sembreranno una cazzata, ma perché quella è la cosa proprio di casa From, che il gameplay che hanno, diciamo, fatto vedere, che hanno mostrato, è una cosa che è sempre andata a crescere. Quindi se voi iniziate dai più recenti, andando indietro diventeranno easy as fuck. Cioè, se giocate a Dark Souls 1 probabilmente ve lo magnate brutalmente oggigiorno, perché è molto più semplice. Buonasera Frost, come stai, bello? Tu vieni con me. Che un alleato extra non ci fa male. Poi dipende pure sempre un sacco dalla bravura, eh. Cioè, ricordatevela sempre sta cosa. Magari, come dico spesso, io sono bravo nei Souls, like, mi metti davanti in gioco di guida, faccio cagare a spruzzo. Dov'era la telecamera? Ah, stava qua dietro. Stava qua dietro. Mi serve una curva che va verso il basso. Me ne serve una di queste. Dove devo andare? Devo andare laggiù. Una curva decente. Un'ultima curva decente, per favore. No. Il gioco mi ha detto fottiti. Quindi noi facciamo così e poi facciamo così. Buonasera Arlo, come stai? Bello, benvenuto. Sacco, ma ce la faccio sempre a guardare i tuoi live. Grazie, bello, benvenuto.
Io sai che dicono tutti che è il più difficile, ma ho trovato più difficile. Ma sì, ma dipende un sacco da come entrano le vostre corde i giochi, ragazzi. Bro, fai cagare a spazio, poi meno tutto. Vabbè, stai calmo comunque, Arlok. Ricordiamo che io comunque mi sono fatto tutto Wulong First Strike, ma sì, anche il nostro caro bellissimo Lubu. Ah, stasera sono sciolto. Di qua? Salve. C'è un Big Dead, ma manca un'altra. Ah, ma manca un'altra sorellina. Manca un'altra sister. Va benino. Va benino. Stasera ho i termini veramente di Flanders. Immagino l'abbiate capito. Ma stanno a fa botte col Daddy? Sì. Questo non mi ricorda che cazzo era debole. Mi sai perforanti? Sì. Buono. Buono. No, devo ricaricare. Tu vieni qua. Anzi, prima facciamo la foto. Buonasera Liquid, come stai? Bello, benvenuto. Benvenuto. Bloodborne secondo me è incredibile anche solo per la... Sì, vabbè, ma diciamo che l'ambientazione di Bloodborne è una delle più fighe perché si ispira tremendamente tanto a tutto quell'ambiente là. Sono contento di sentirlo, Frost. Perdonatevi che stasera vedo che siete parecchi. Figata. Bambina, sei appena passata su una mina. Ma in realtà io ho fatto uno sbrego di danno, Arlok. Quindi, tanto meglio. Però penso che sia pure a forza di fargli le foto. Ormai c'ho dei bonus. C'ho dei bonus incredibili. Va bene. Ah, beh, la bambina che sta a dire le cose. Allora, qua c'è una signora impiccata. Cucciolina. Dov'è la fotocamera? La fotocamera, poi, vabbè. Che diavolo era? È esploso qualcosa? Che diavolo era? Dove sei? Ah, sarai sicuramente sopra. Minchia, sta cosa comunque dell'audio non mi abituerò mai perché è proprio zero. Zero deposizionamento. Cioè, non ci puoi capire dove stanno i nemici. Mamma mia. Sì, mi serve uno dritto. Me ne serve uno da bere. Andiamo così, andiamo così. Andiamo così. Poi si fa così. Ce n'è un altro di... Dai. Dai. Ok. Madonna. Questo. Che schifo lavorare, mamma mia, purtroppo dovrei farlo. Le fottine sexy e Big Daddy, poi anche le bambine. Ho appena iniziato una light novel cinese che si chiama Lord of the Mysteries. Perché la conosco? L'ambientazione è Lovecraftiana, quindi proprio il mio tipo. Figata. Ho preso Terraria e ho fatto fatica a fare la... ma Terraria... In bocca al lupo, Star. In bocca al lupo con Terraria. Non perché sia... Allora, non sia difficile un paio di cazzi. Però... È lungo. È lungo, 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 lungo. Salve. Vabbè, ho capito che stronzi questi. Che stronzi. Allora, fammi vedere, perché qua vedo che ci sta parecchia roba. Andiamo ad esplorare di qua. Ce n'ha pure troppe. Veramente Terraria, se volete fare la spada finale, dovete immolare la vostra esistenza. Questo è un altro copyright. Voi non avete idea di quanti copyright mi sta dando Bioshock. Voi non avete idea. Ah, è roba di Cohen. Ah, vabbè, ballate. Chi vi rompe? Fatevi. Non me ne attaccate alle spalle, spero, no? Fatevi i cazzi vostri e mi faccio i cazzi mia.
No, no, Bioshock assolutamente. Ma ha demonetizzato tipo tre live. Mi parlava di arte e danza. Invece si è. Ha tirato una spikeata fortissimo. Che infarto, raga. Ho il panico. Mi ha fatto prendere un colpo. Però vabbè, mi stava troppo sul culo, ragazzi. Mi ha chiesto pure il per piacere. No, eh. Baule, tutte cose. Vabbè, ma perché dovrei ucciderli questi? Si stanno facendo i cazzi loro. Oh, raga, ma che cazzo ci posso fare io? Sono passato vicino a qualcosa, è esploso. Dove stai? Che ti faccio subito rincontrare con la tua amata. Dove sei? Ah. Chi ha vettato il più veloce del West? Ti spawna. Oh, t'ho missato. Mi è fregato un cazzo. Va bene, ma perché ogni tanto recupero del live a caso? Spero di ammazzare. Oh, raga, ma non è colpa mia! Io volevo lasciarli in vita! Mi hanno to L'ho toccato e è esploso tutto! Questa è colpa della fisica! Questa è colpa della remassa! Vabbè, ma qua non c'è niente, era giusto perché se ci stava Cohen mi faceva tutti i discorsi belli e. Ah, perché era una trappola! Sì, ho distrutto soldoni, Arion! Cioè, era una trappola perché tu prendevi i pallettoni e questo cadeva. Che figa come cosa, però. Ma si potrà suonare veramente sto coso o fai soltanto rumore? Vabbè, che noi siamo un gibbone da combattimento. Era un'abilità, mi pare che recupero IV. Devo andarmela a rivedere, infatti, perché non mi ricordo assolutamente niente. Salve. No, è chiuso. Però qui ci si deve entrare in qualche modo. Non può essere chiuso per sempre. Ah, c'era un'altra via. Oh. Perché sto buio? Perché c'è un gatto morto? Perché ci sono sempre sti gatti morti? Ma porca Eva! Ma è un bug? È un. Il tizio è un One Big Daddy Army. Sì, ma io sto sempre più convinto che siamo tipo l'alfa. Del Big Daddy definitivo. No, è semplicemente che qua deve essere tutto buio perché sì. Sì, è tutto glitchato, credo. A sto punto. Andiamo a vedere di qua. Tanto qui ci sta anche Sander Cohen, perché me lo chiedi? È un horror per gatti. Ma incontriamo più gatti morti che cadaveri. Salve. Ah, mi sa che quando uccido qualcuno riprendo un po' di IV. Cos'è che vedo? Oh. Vabbè, sì, questa era tutta una stanza in cui avrei dovuto richiacchierare con Cohen. Mi viene da pensare a sto punto. E se era vivo mi apriva lì? Perché non c'è assolutamente niente qua dentro. Beh, i gatti morti sono cadaveri. Tecnicamente sì. Sento come do Giorgio dove i cani vogliono sempre povere bestie. Povere bestie, a meno che non sia qua dietro. 2000 anni di coso buttati nel cesso. Vabbè, no, è una stanza del cazzo. Basta. Ma sicuro, vabbè. Sperando che sia un'altra di quelle che si apre più avanti. E gli aree da sì. Anche perché questo che cos'è? Tipo. Notel? Trivago? Più o meno? Ah, pensavo di rialzassi. Visto che si stanno cominciando a rialzare tutti, fanno le fine. Già hanno un cazzo da fare tutto il giorno. Hotel? Trivago. Vedo che hai capito, Fatal. Quando ho finito con l'artista, l'ho lasciata com'era nel Aio? bagno. Ho
visto che aveva una coperta mezza lavorata a maglia vicino al letto. Era carina, sai? Nera e rossa. Davvero bella. Così l'ho presa per, non so, darla da finire a qualcuno. Perché fosse utile a qualcuno. Ma figlio di puttana, mi fa prendere gli infarti letteralmente. Vai a cagare, ma non vedo l'ora di strapparti veramente le cazzo di orbite. Non ho i termini stasera, non c'ho i termini. Dove devo andare? Là sotto. Bene. Questo c'ha tipo il pulsantino con cui mi fa prendere gli infarti. Ma che vuol dire? Vabbè, dalla vita. Non farà differenza quando questo posto diventerà cibo per i pesci. Ah, voi siete alleati, no? Ok, sì. No, no, fidati, Sans. Fidati. Me l'hanno fatta fin troppe volte. E ogni volta che ne ho parlato su TikTok c'è stato il caos. Il caos. Come dico sempre, Dark Souls 2 ci ha avuto le sue idee, due qua cosette interessanti, gestite veramente di merda però. Per farla breve. Vabbè, questa era una cucina. Tutto vuoto. Posso sprecare l'acqua. Ma quanto ci vuole ad ammazzare tre stronzi, domanda? Ah, ok, ce l'avete fatta. Credo. No, non ce l'hanno fatta. Madonna mia. Porca puttana, non mi ricordare. Ecco, quella invece è una delle grandissime puttanate di quel gioco. Sì, su TikTok puoi dire... Lasciamo perdere. Cioè, non voglio farla un'altra clip. Sono state, tra l'altro, le clip più popolari del canale, quelle su Dark Souls, tra le più popolari. Il caos. Il caos. Salve. No. Vabbè, ho capito, dovrebbe shottarti. No, perché è immune. C'ha la messa a terra naturale. No, ma io immagino proprio quel momento stare in cui facevano minchia, ma è una figata questa, zio. No, no, tocca metterla. Cosa anti-souls? Il bro, sì, il bro c'ha i cheat attivi, dice sti cazzi. Perché è tutto allagato qua, però? Tanto so che adesso sbuca qualcuno con una mazzetta elettrica. Mi fulmina sul posto. Salve, eh. Ci stanno troppi comodini, cose su cui salire. Ma basta? Fine? Serio? The floor is water. Letteralmente abbiamo fatto una bolletta. Il nostro caro Ryan dalla tomba starà sorridendo. Non c'è niente. Va bene. Che in Dark Souls 2 non so che l'adattabilità era una statistica che essenzialmente ti andava a velocizzare e migliorare tante piccole animazioni, come quelle della schivata e della velocità di utilizzo dell'estus degli oggetti. Quindi se tu avevi una adattabilità di merda, se me normalmente faresti così, il personaggio... Sette ore per bere quella cosa o per schivare anche. Cioè, era pieno di cazzatine così. E poi, per carità, all'epoca stavano a fare Bloodborne nel mentre, quindi l'avevano dato a qualcun altro. Ma come ti fa venire in mente di dare uno dei tuoi più grandi titoli a un'altra persona? Devo capirlo. Mi dispiace, è morta la signorina. Sì, vabbè, mo non sto entrando nel lato tecnico, come al solito, raga, parlo molto arrangiato.
Contiene quasi sempre una grande quantità di materiali per invenzioni. Oh. Vediamo. Test. E muore su. Bravo. Grandi materiali per invenzione. $80. Ok. Adesso li uccidiamo sempre. Prima di giocare a Elden Ring sì, Arion, perché altrimenti tornare indietro da quello a Dark Souls 1 e 2, ma pure il 3. De greve. È una bella botta indietro. Chiamiamola così. Soldi. Vabbè, Arlok, ma quello è il solito discorso che i gusti. Se semplicemente. Qua, ah no, qua è da dove ero venuto. Madonna, che cazzo di barra del Liv che c'ho. È infinita. Vabbè, che essenzialmente perché c'ho poca vita più che altro. Sto a corto di qualcosa. Un po' di proiettili di pistola. Arlok è molto per The Gustibus, è il suo stile di vita, come notate. In realtà ci sarebbe pure da andare sopra. Sì, sta cosa la sapevo, Sansa. Ha messo il set di Dranglake nella merda. Mi immagino... Mi immaginerò per sempre Miyazaki che a un certo punto ha fatto: ma dove lo mettiamo il set di Dark Souls 2? Nella merda. Porca puttana. No, ma qua si torna di qua. Non è la stessa stanza. No, hanno fatto proprio asset riutilizzato. Il palco crollerà prima che tu riesca a dire. Più che altro, se tu continui ad abbassarmi la vita, io non ci arrivo da te. Raga, c'ho veramente la vita d'inizio game fra un po'. Salve. Ma che figo questo! Si era modificato per assomigliare a Ryan. Cioè, una versione molto brutta, tipo quelle persone che vogliono assomigliare ai famosi e si fanno tutte tutte brutte. Però figata. Va bene, ma questa è proprio tutta zona inutile o serve semplicemente a farmi infartare il gioco, come si chiama, il personaggio? Che tanto noi non abbiamo un nome, quindi. A meno che non ci ho fatto caso io, noi non abbiamo un nome. Ci chiamano stronzo. Tipo una maschera per le rapine, sì, sono quelle di Payday. Sono quelle di Payday. Salve a tutti. Sono Topolino. Non mi fate prendere un infarto, per favore. Caffè. Pallettoni. Tutti quegli anni pensavamo di fare progressi con scatole di Skinner ed Electroshock. Che spreco di tempo. Prima dell'Adam, addomesticare un bambino era impossibile, quanto tentare di addomesticare un boa. Fontaine mi ha dato la storia da impiantare nella testa del bambino. Il bambino a questo punto non è più una persona, ma un jukebox. Pronto a suonare qualunque canzone Fontaine abbia voglia di sentire. Ah. Però tutti sti cazzo di audio li stiamo trovando soltanto adesso. È incredibile sta cosa. È incredibile. Ma tecnicamente lo sai che mi sa che è vero? Sì, se ci chiamiamo Jack è perché c'era scritto nell'inizio. Mi pare. Mi pare che c'era proprio sulla lettera, sulle cose che ci avevano mandato prima di farci crollare. Per il resto, dopo Bioshock si inizia Dead Space 1, dopo Dead Space 1 Bioshock 2 e così via, destra, sinistra, destra, sinistra. Salve. Non li spreco i proiettili per voi, merde. Va bene, di là ci siamo già stati. Io la voce la sento qua, raga. Dove cazzo sei?
Ma scusate, ma è qua nel da... Ma ce l'ho davanti! Ma scusate! Perché siete che al piano sopra? Quanto materiale per il crafting. Ma mi sa che questo che era tipo l'ufficio di Suchong, là. Inventore efficiente. Oggetto richiede un componente in meno. Va bene. Che era quell'audio? Fontaine è diventato una specie di uomo nero a Rapture. Quel mito gli dà forza. Ma dietro a timori e a frottole, lui è solo un altro truffatore. E come tutti i truffatori, ha paura di essere lui a finire fregato. Ecco perché ha ordinato il lotto 192. Antidoto al plasmide di controllo mentale. Fontaine ha detto di non parlare a nessuno dell'antidoto, nemmeno la Tenenbaum. E su John è incline ad ascoltare. I puntini è meta. Ah, ma state parlando di Dead Space o di Bioshock 2? Perché Bioshock... Cioè, li portiamo tutti perché, ok, si portano. Però ho sentito idee molto spaccate sul 2. Deve tenere questo lotto 192 nel laboratorio vicino ad Apollo Square. Una volta però... Ho rubato di nascosto una dose e l'ho portata nel mio appartamento al primo piano. Non ho mai saputo a cosa servisse, ma intuivo che quel bastardo tramava qualcosa nell'ombra. Io lo tengo d'occhio. Va bene. Sì, no, infatti dicevo delle opinioni spaccate di Bioshock 2. Ma è entrato qualcuno. E mi ha dovuto comunque colpire la mia stessa torretta. Che cazzo spari a uffo, Dio Madonna! Buonanotte, Dav, grazie per essere stato con noi, bello, è la nostra Sans. Ah! Dio Madongo. Mi ricordo che tra l'altro giovedì ci sta la live pomeridiana, Ci facciamo una mega lettura di Codex. A meno che non sono salito e non me ne sono accorto, no! No. Aspetta. Questi tocca spaccarli per forza. Quanto qua ci sta? Ah, per andare da Fontaine. Buonanotte, Sans. Grazie per essere stato con noi, bello. Mi dispiace, Fata, però non ti preoccupare. Tanto ci facciamo una mega lettura Codex. A più tardi, non so che. Quello è l'ascensore che ti porta da Fontaine. Ah, ma che tra l'altro non ci avevo fatto caso. Aspetta, era veramente l'ufficio di Suchong, quello? Ci sta sopra la placca. Questo è tipo il coso dei VIP. Questo è della Culpepper. Infarto, ma siete scemi. Questo era quello di Cohen. Ok, ecco perché c'era dentro la roba. Tipo l'imprinting Frasolini e Big Daddy, ma vedrai. Ah, dici, ok, del 2. E questo era di Suchong. Come cazzo si dice? Suchong. Ok, non ci avevo fatto caso. Va bene. Adesso entriamo dalla Tenenbaum. Perché è chiuso? Che cosa nascondi? Bastardona. Nascondi le cosacce, dillo. Perché deve saltare la corrente a caso? A me mi fa cacare sta roba. Cioè, non che mi fa schifo, inteso, mi fa proprio cacare. Questo è di... Abu. Ah no, è cancellato proprio. Di Dead Space 1 si va di remake. Semplicemente perché non c'ho, tra virgolettoni, il tempo di potermeli portare tutte e due. Poi immagino che sia, tra virgolettoni, pure una palla a vedesse. Gli altri invece andiamo di original.
Questo qua e via. La cosa bella è che non c'è nessuno di buono in questo gioco. Gli unici vittime senza colpa sono le sorelline, compreso tu. E beh, giustamente utopia. Ognuno può fare quel che cacchio gli pare. Cohen è cattivissimo, Harlock, ed è per questo che gli ho sparato in fronte. Non perché mi era andato sul culo. No, signora, no. Allora, lì c'è Satana, quindi noi andiamo di qua. Immagino, fata. Però magari in futuro poi si riportano, con un po' più di distacco. Salve a tutti. Bentornato, non so che hai cambiato il nome, quindi immagino hai cambiato account. Il Napalm, ce n'ho già abbastanza. Cohen era un bastardone. Madonna, che cosa mi ha ricordato Kyle. Mi ricordo certe cose doppiate che... Che madonna di roba. Ti fatemi entrare che uso la mia tecnica definitiva. Questa raga è incredibile. Questa è una cosa incredibile. No, devi prendere quello. Il kit. Non far salire la bolletta. Davvero? Non lo sapevo sta cosa figata, non so che. Troppo tardi, Harlock. Ma questi sono cadaveri di sorelline. Oh. Con i genitori. Certo, grazie per il support con le pubblicità. Ragazzi, aspettate perché stasera vedo che sta andando un po'... Un po' così la connessione. Ogni tanto ce ne andiamo via, mi dispiace. Ti conviene fare le secondarie prima, perché poi ogni tot vanno via Frost. Con le varie flag di trama. Ah no, ok, da dove eravamo No, non era da dove eravamo entrati. Oh sì. Scusa, come ho fatto a non notare della gente morta? Non è una merce definitiva, ragazzo. Basta imbrogli, basta truffe. Un monopolio sull'Adam fa sembrare la Standard Oil un venditore di otto. No, ok. Resta solo da seppellire i corpi. Vabbè, noi arriveremo da Fontaine con un HP. Anche Kyle. Non saresti dovuto venire pure il livello. Lei non si alzi, si faccia i cazzi suoi, mi raccomando. Bravissimo. Sento un daddy. Oh, andiamo a spaccarlo. Su cose, su materiali. Su materiali. Ma non ho i pallettonghi. Cazzo è la scala? Beh, immagino che ci stia mandando, visto che ci ha tradito e ci sta facendo prendere gli infarti a profusione. Immagino che prima dobbiamo prendere questa sorta di antidoto che sarà nel suo ufficio per toglierci il controllo mentale. Però poi immagino che Fontaine lo scapoceremo. Per cortesia non lo faccia. E invece bisogna spaccarlo. No, sbagliato. Madonna dei danni. Ah, cuccia. Oh! Questi sono soldi, questi sono materiali, sì. Dammi un po' di kit medici, anche perché me ne dà così tanti che posso ricomprarmici la roba, quindi... Perfetto. Andiamo. Ma questo non lo posso aggirare? No, devo per forza infilarci qualche roba. Quello si chiama... GDR di stampo orientale, Frost. No, dalla Tenbaun proprio non ci si può entrare. Peccato. Ma dobbiamo salire ancora. Già è finita tutta sta zona. La mia vita è sempre più piccola. Si chiamava Jack Pipino il Breve di soprannome.
Cioè, arriviamo lì, siamo un vecchietto di veramente 92 anni, infartiamo facendo le scale. In bocca al lupo, Star. Porca... No! Usiamo sta balestra una volta tanto. Allora, di qua finisce, però lì c'è un cadavere. Kit medico. Piano piano. Porca puttana. E allora in bocca al lupo per dopo. Devi per essere sgamato a giocare sul lavoro. Vabbè, ma quella è la vita di ogni giovane lavoratore oggigiorno. Sì, ma ci stanno questi qua proprio che sono buffati con l'elettricità. Figata, salve. Io sono buffato con le pizze sui denti invece. Un invento, Matt, posso crearlo? Ah, non c'è più la cosa. Vaffanculo. Però tocca girarlo rapidamente. Tocca girarlo rapidamente. È un altro di quelli che non si può fare, vero? Meno che non faccio... no. No, è un altro di quelli che non si può fare. Ma che palle! Che palle, Dio Cristo! Che rottura di coglioni. Vai con un grimaldello. Vaffanculo. Allora, questi esplosivi. Un po' di perforanti. Basta. Non ho un lavoro. Easy. Mi piace questo mod in chat. In Italia ce ne stanno poche poche. Almeno di quelle grosse che possono assumere tutto quanto. Sembra che ci siano scintille tra Fontaine e la sua spilungona tedesca. Perché uno come Fontaine dovrebbe perdere tempo con quella crocca stramba quando potrebbe servirsi da qualunque piatto desideri? È una cosa che va oltre la comprensione di questo paparazzo. Ha persino cambiato il codice d'accesso in 5744, forse per essere certo di non ritrovarsi la spilungona. 5744, ricordatevelo, 5744. Sì, sì, insieme a una K, Arion. Raccogliamo. Vabbè, se la stava a fare con la Tenenbaum perché gli interessava per fare determinate robe, cazzi e mazzi vari. Credo. Ma quindi finito, cioè era molto vuota sta zona qui. Salve. Lei mi serve. Uso un attimo il suo cadavere, Ma il beta test, il fatto è che lo puoi fare anche senza avere un lavoro, perché vai sui siti, ti danno le chiavi e compagnia. Cioè, solitamente ormai oggigiorno i beta test sono diventati tipo gli influencer, i critici e compagnia. Poi, per carità, c'è sta anche chi lo fa proprio del lavoro, Però in Italia... In Italia è una figura... Beh, ancora il videogioco in Italia viene demonizzato, quindi immaginatevi chi li fa, chi li testa e compagnia. Dove sei? Del brandy. Ma perché chi è che mette il letto al centro della stanza? Cioè, avessi 400 metri di stanza, probabilmente, forse pure io. Però che cazzo. Esatto, ma anche proprio come la cosa del critico videoludico, del giornalista videoludico. Cioè, sono delle robe che da noi sì le puoi fare, ma è come se facessi il freelancer. È un brutto quartiere, tutto qui. No, ho sbagliato, scusi. La pistola un po' mi sta deluta, vabbè che non l'ho potenziata, per carità, puttana, bene. Portare i campioni dell'892 nel suo attico.
L'ingresso sta nell'atrio, ma quel dannato affare è sempre serrato. Non mi crederai. C'è stato un tempo in cui questo posto era bellissimo. Ah no, pensavo andasse un po' più greve il piano invece. Le 3500 ore su Cookie Mama ben spese, bellissimo Cookie Mama. Better than Mama, bellissimo. Io ci ho passato non so quanto tempo su quel cazzo di gioco. Non lo so neanch'io. Beh, tecnicamente sì. Cioè, per fare il beta tester poi dipende a che livello di professionalità, perché nelle aziende molte volte anche proprio videoludiche, quelle che sviluppano i videogame, c'è la gente che si mette a testare. Cioè che va alla ricerca di bug e compagnia. Ma c'era una... Scusate. Ah, oddio no, è tutto il piano. Che cazzo. Buonasera, Nico, come stai? Bellissima, benvenuta, benvenuta. Come la va? Come è andato l'inizio di settimana? Poi finisce che lo fanno i giocatori... parte quello. Addirittura due piani aveva la Tenenbaum. Un po' assonnata come al solito. Ah, un po' più assonnata del solito. Vabbè, stanotte è bella ronfichiata tatta. Fica. L'avrò presa? No. Fanculo. Picchi, picchi, picchi. Dimmi che posso andarci su più o meno. No, non è un altro di quelli. Vaffanculo. È un altro di quelli un po' più complicati. È una curva di qua. Poi fai questo. Ce n'è un altro dritto. No, non ce n'è un altro. Invece eccolo qui. No, non credo. Penso ci vorranno ancora un paio di live. Onesto Harlock. Onesto, che tra l'altro io quando andavo, cioè quando andavo, sto continuando ad andare all'università, io l'ho fatto un esame e un nostro professore ci ha fatto fare come progetto Bomber. Abbiamo programmato Bomber, bellissimo. Penso sia stato uno degli esami più divertenti che ho fatto. A mani basse. Di qua, non di qua, è la fine, raga. È la fine, no, recuperone. Recuperone. Ok. Oh! Cassaforte di merda. Vediamo che c'aveva la Tenenbaum. Alcol. C'aveva una cazzo di torretta e l'alcol. E ovviamente i sigari. Vabbè. Qua è finito per il resto, sì, possiamo andare dall'altra parte a fare esplorazione e poi saliamo per l'ascensore. Preparatevi perché tanto mi stava per far prendere un altro infarto, eh. Cioè la vita, io devo arrivare da coso, che ce n'ho un pixel perché se no non è contento. Gli piace vincere facile. Non era un piano incredibile e mi ha colpito. Dov'è il cadavere? No, non questa. Il cadavere mi... Ah, l'ho fatto esplodere. Porca puttana. C'è qualcosa che vola? Ah, la lampada. Questo è veramente uno dei modi più intelligenti. Signora, non faccia così. Che belli sti camini così, l'ho sempre adorati, quel tipo al centro delle stanze. Sono un po' un dito in culo perché poi gira tutto attorno a là. Però, signor cadavere, mi serve. Salve. Grazie. Ma non c'è veramente niente.
Se vi servono delle oste, c'è il nostro caro non so che. È meglio che il. Quello sicuramente. Ma immaginate che cazzo di fastidio che state proprio al centro della stanza. È il panico di notte col buio che ci stanno tutte le ombre. Porca Eva. Però sì, effettivamente è figata. Quello è il bello anche del poter fare l'informatico. Che molti dicono è quello che programma, ma in realtà ci stanno talmente tante sfaccettature. Faccettature, cazzi e mazzi vari, che è una figata di lavoro. Snack. Whisky. Bende. Caffè. Ormai me li sono imparati, però, figata. Cioè, me lo farei quasi quasi un New Game Plus su sto gioco. Hanno rilevato della gente. Vabbè. Guarda che tanto questa sarà una zona secondaria, eh. Sicuro. E invece la lore in definitiva. Esatto, tu sei quello a cui passano il codice, devi pulirlo, devi renderlo più efficace e compagnia, più efficiente, efficace, vabbè. Buonasera Tito, da quanto bello, come stai? Come la va? Salve voi, eh. C'è qualcosa sopra, no? Va bene, andiamo. Vi ricordate la password dell'ascensore? 5744? Tutto bene? No, sono contento. Sempre a spararsi, stanno. E chi in America? Oh. Becca. Ho un dubbio, che è successo, Tito? Ma sei ancora vivo, tu? Scusate, è così resistente ai pallettoni? Quello sai quando succede, Kyle? Quando ti sei dimenticato un punto e virgola. Necromante o barbaro? È il primo. No, io allora sono più tipo da barbaro. Però il negro è stata la mia prima. Ovviamente con la Cisia, mai che se no sembra brutalmente parlare di queste cose greve. È stata la mia prima classe più divertente di Diablo 3, a mani basse. Plus ultra. Tacci tua. Ah beh, è vero che ho pochissima vita adesso, me lo sono dimenticato. Poi dipende anche come vuoi giocare, perché se ti vuoi fare qualche build interessante con i minion o con un sacco di AoE debuff, il necro cro. Devo Madonna, non posso abbreviarlo, Dio Madonna, che posto di merda che è Twitch. È molto figo. Invece il barbaro per fare delle one hit build con le spine e compagnia. Tanta, 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 tanta roba. Ne, lo chiameremo Ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Nel cielo è sempre più blu, per fare una citazione. Necrofilo, sì. Ovviamente. Ovviamente. Allora, qua che cos'era? Era veramente 55-44? O no, era 57-44. Madonna, sì. Madonna, sì. Ikzo. Io infatti adesso che inizia la seconda season non vedo l'ora di cambiarla, build. Anche l'incantatore è tanta roba. Madonna. Che bello, una stanza boss. Madonna, il posto di merda che uno non può parlare na. Uno non può parlare na cazzo de classe del videogame senza che debba avere il panico. Porca Eva.
C'è una torretta che mi sta sparando sul culo. C'è una torretta che mi sta sparando sul topo buco di... ok. Porca di quella puttana. Che... Che fastidio! Che fastidio! Mi serve una curva. E non, per chi è rumeno questa cosa farà ridere tantissimo ogni volta. Non posso. E vai dritto, poi facciamo così. Poi facciamo così. Così. Dov'è? Sì. Sì. Davvero? Serio, Harlock? Non lo sapevo come cosa. Sì, diciamo che era come quando si parlava del comodino. Per chi sapesse... No, esatto, se la usava come sinonimo, come cosa per sostituire, sì. Sì, inizia il 20. Io sono pronto, Tito. Io sono pronto, mi sono fatto tutte le statue di Lilith. Tutti i dungeon. Io sto una crema. Io sto una crema. A chi cazzo stai sparando, tu? Sì, Ubaldi, stai calmo. Stai calmissimo. Cioè, questo è... Raga, io veramente, se dovessi dare l'unico difetto di Bioshock, questo qui, almeno il primo, è l'audio. L'audio, ci sono dei momenti in cui è un puttanaio. Salve. Ti capisco. Perché 70 pippoli su 70 pippoli, mo escono pure i DLC. Questo è altro copyright. Però non ho capito. Cioè, lui adesso si è fottuto la città. È sua. Ok. Però vuole distruggerla. Cioè, perché dice diventerà polvere. O sa che tanto un giorno ormai è andata allo sfacelo, quindi è destinata a implodere male. Fai bene comunque, Fatal. Infatti io è semplicemente perché c'avevo una voglia matta di giocarci a Diablo, quindi ho detto mettere tiro ste piottine. Non ditemi che i DLC aggiungono cose alla storia principale perché mi incazzo. Sì, le amplieranno e dovrebbero mettere anche classi nuove. No, oddio, questo è copyright. Perché sto qua vicino? Questo è copyright, raga. Questa live non sarà monetizzata. Se potevo fare 30 centesimi. Adesso non più. Non lo so, Kyle, onestamente. Beh, io mi affido a voi queste cose, però era pure 2007. Questi tristi personaggi vengono a Rapture pensando di essere dei capitani d'industria. Ma dimenticano tutti che qualcuno dovrà pulire. Lo so, Nico, ma devi sapere che la prendono anche sopra la mia voce. Cioè, ci stavano dei momenti non sapevo che c'era la musica, ma a quanto pare c'era. In cambio di un piatto di zuppa calda. Chi ha bisogno di un esercito quando c'è l'ostello Fontaine? Va bene, Fontaine scioccato, basito fortissimo. Porta la crema, ce la piantiamo in culo e via. Io lo sapevo, vi avranno tra un anno. Fatal. Piano piano ti unisci alla stagione 7 e passa la paura. E passa la paura. Vuole ampliare la vendita di Adam? Ah, ok, ecco perché non gliene frega un cazzo della città, che vuole semplicemente più soldi ancora. Ah, ma più che altro lo sai qual è il fatto, Kyle? Ma è un gioco del 2007, mi hai mandato i copyright. Cioè, Dio Madonna, davvero. Sì, poi questa è Lady, che è copyright sicuro. Sicuro. Che cos'era? Ah...
presa? Madonna, non vengono shottate. E ho capito. Affanculo. Oh. Guarda, io sono curioso di vedere che classi aggiungeranno su Diablo. Sono un sacco curioso. Non ho grimaldelli? No. Non ho grimaldello. Mi serve un... No, dai. E non posso... no, è un altro di quelli infattibili. Ma porca puttana. E fa ammazzami, ma che ti devo dire? Ma che palle. Cioè, ma cazzo. Ma fatela ni... un cazzo di check quando li fate generare sti cosi, no? Invece di generarli a cazzo. Perché in realtà ci sta una soluzione, ma che se non becchi... Cioè, col fatto che è più piccolo, se non becchi quella, sono cazzi tuoi. Esatto, Kyle. Non... Dio della Bibbia, dai, sì. Mi affido ad Arlok. Non mi metto in quest'altro discorso perché pure questo è infinito. Perché tra gusti personali e quant'altro. Che poi continuo a dirlo, le torrette sono fatte attaccando dei... come si chiamano? Dei caricatori di una mitraglietta sotto una sedia. Dante. Perché hai taggato Neko scrivendogli Dante, fata? Così, volevi aprire un po' di... un po' di cultura. Salve. Ok. Sì, immaginavo, fatto tranquillo. Io, raga. Te, come cazzo si disarmano? Così si disarma. Così. Campo elettrico 2, va bene. Lanciafiamme chimico. Non c'è una registrazione, una qualche confessione da criminale. Ah, proprio. Ah, abbiamo ripreso la vita. Effetti collaterali. Prova la macchina dei plasmidi più vicina e valuteremo i danni. Ah, ok, figata, perché giustamente è un siero antiplasmide. Quindi ci ha tipo scombussolato, magari ci ha tolto... appunto, ha prodotto degli effetti collaterali. I tuoi plasmi sono diventati instabili e sei temporaneamente impossibilitato a sceglierne quale equipaggiare. Così ti forzano anche ad usarne altri. Ma che figata! Abbiamo... attira la sicurezza. E la Madonna. Ha riorganizzato la tua intera struttura plasmidica. Avrei dovuto sapere che ti sarebbe servito un dosaggio maggiore. Sì, così morivo direttamente sul posto. Ah, c'è proprio ogni tanto blippo e li cambio. Ma che figata! Sarà fatto, Arlok, sarà fatto. Cioè, ce n'ho uno ogni tot. Tra l'altro è quello di ghiaccio più 2. Oh, ho ripreso tutta la mia vita, finalmente. Meno male. Bella sta cosa di gameplay, è interessante. Sbrighiamoci che abbiamo il potere più forte per adesso. Bisogna sfruttarlo. Rush B. Sembro veramente su CS quando andate in giro col coltello. Col coltello. Bersaglio. Questo non mi ricordo che faceva. Ah, generavo una cosa che la gente su cui sparava. Che figata. Figata. Bellissimo.
Le ispirazioni non si comandano, Harlock, ricordalo sempre. È sempre bello mettere dei nomi significativi. È come in Bayonetta che Ceresa indica la primavera perché lei c'ha il nome appunto delle ciliegie. Abbiamo adesso elettroscarica 3. Dove sono diretto sopra? Mi sa di sì. Sì, sono diretto sopra. Corri, 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 corri. Non posso saltare qua sopra. E vabbè, addirittura il filo spinato. Madonna. Vai a Dia Benigni. No, mi sa che ho sbagliato proprio via. Infuria. In furia non mi ricordo che cacchio faceva. Bello come tutte le cose che influenzano gli altri sono fatte con sta roba tipo biologica. Scusate, ma la freccia non mi stava a porta sopra? Non lo so, Nico. Cioè, se dovessi andare così ad occhio direi in altre 2-3 live. Forse? Due? Anche perché questa mi è sembrata una zona molto veloce. Ah, perché lui attaccherà gli alleati adesso. Perché non prende fuoco? Non fa infuriare i nemici solitari. Ah, perché attaccheranno me. Cos'è incenerimento 3? Ma cambia anche esteticamente. Ma che figata, c'ha le dita ancora più tipo bianche slash verdi, perché più il calore sale su qualcosa e più cambia il colore, no? Ma che figata. Ma che figata. Scusa, questo non è il... Ah no, è tipo un'esplosione che avviene dopo un tot. Ah, ma proprio ce ne andiamo così. Ah, cazzo, se l'avevo rerollato... Siamo su The Binding of Isaac. Se l'avevo rerollato bene. Esattamente, Kyle. Guarda, guardalo che maledetto che lui può dirla quella cosa. Ma te pare che io devo averci il terrore di di un'abbreviazione? Madonna. Che clima che si è dovuto andare a generare qua su Twitch. Sciame, quello che piace ad Harlock. Madonna, guarda tutte le punture. Ok. Un po', Neko. Un po'. Compriamo questo. Parecchi pure. Ma quindi questo fa? Oh, che bella l'animazione. Anche perché qua mi sembra molto più greve proprio di... come è messa. I ladri verranno sparati a vista. Lascia perdere sto discorso, Kyle. Tu non hai idea di che rottura di coglione hanno fatto agli spagnoli perché dicevano il colore. Tu lascia perdere sto discorso. Tanto siamo... ogni tanto comunque va a zero la live, mi staccano la spina brutalmente. Adesso abbiamo telecinesi. Sento qualcosa di cattivo. Ah, pure qua. No, voi tu da ottenere. Buonasera Jorak, come stai? Bello. Ma sì, ma infatti stare, cioè, è proprio da una cosa da rincoglioniti e basta, cioè, è come quando senti il paese si chiama Monte e rompono i coglioni, non c'ha senso.
Un po' di concentrazione. Ma si tolga da cazzo lei! Ho capito. Siamo su CS. Ha girato l'angolo. Mi ha aperto il culo fortissimo. I Big Daddy senza la roba, io... Dov'è il... è questo qua. Ehi, oh. Ma di net glitch. Ma è bello che il fucile a pompa, poi glielo spari in bocca, schioppa male. È proprio la, mi sa che c'ho la mitraglietta che è una merda. È la mia mitraglietta. Mezz'ora di fuoco il Big Daddy. Cosa sto leggendo in chat? Ho capito che potete scriverlo nel mood calmi, che Twitch qui ci chiude tutto. Bonnie sta intendendo i drink, ovviamente, Twitch, eh. Ecco, già bersaglio è figo. Guarda quante trappole. E affrontarli così, Big Daddy, è greve. Questa è tutta gente che è sparita. O era tipo un muro dove mettevano le vittime. Può essere. Madonna. Potevate fare tre manifesti extra, visto che sono tutti... sballa, Iador. Più che altro perché c'è la chattosca. Sì, non possiamo neanche nascondere le prove. Atlas. Sarebbe stato bello se potevano fare tipo un acronimo di... come cazzo si chiama? Fondue, questo qua, non mi viene il nome. Facevano qualche acronimo di quella roba, sarebbe stato figo. Ma no, sta tranquillo, non ti preoccupa. Che cos'è questo? Ah, non posso rubare. Ma te stai a divertirti a fagli i morti? Vabbè. Adamantino tu sei. Oh. No, Harlock, tu sei un modder. Non dovresti incentivare queste cose. Tu sei un modder. Stai porca madonna. Niente. Guarda che cazzo di cose di merda proprio questi sono. Questi sono cose proprio fatti col cu. Fammi vedere, qua sopra si può andare dritti. E manco per niente. Cos'è sta musica ansiogena? È Twitch che ci sta a venire a bannà. Probabilmente. Ah no? Non si può fare? Meme di Salvini, tutto de botto. Vabbè, ho capito. Minchia, ma questo è un pezzo stronzo, eh. Sul competitor. Cioè, questo è un pezzetto stronzo, perché non ti permettono di utilizzare i plasmi. Aspetta, no, forse ce lo siamo appena tolto, perché siamo già... No, devo andare proprio da un'altra parte. Chi è che parla? Ah, questo. È troppo pericoloso rielaborare i tuoi plasmidi nella condizione in cui ti ha messo Fontaine. Dovrai arrangiarti con quello che hai. Grazie al cazzo, ci sto io col culo qua in mezzo, no? Puttana, no, non si dice. Ogni volta che sento questa cosa immagino oggigiorno. Hicco de puttapempem. La fine.
La fine. Nell'invento, ma te c'abbiamo qualcosa? Ah, ma non è che mi ero messo energia alcolica? Grazie al cazzo, stronza, grazie, Neko. Mi piaci. Guarda, quando fai così, almeno sei vulgare tu al posto mio. Brava. Che cazzo c'è scritto qua? Ho corrotto uno dei gorilla alla porta per passare. Ah. Qui dentro è orribile. Alla mia destra vedo una donna morta stesa per strada. Che le passano accanto come se non ci fosse. Ma ho notato qualcosa scritto dappertutto con la vernice. Atlas vive. Non so che significhi, ma qualcosa mi dice che per questa gente è importante. Che cazzo vuol dire non sai che significa? Atlas vive, chissà che cosa significa. È uscito un nuovo drink al bar. Ma che cazzo ti sei fumata? Hai trovato un cadavere e una scritta Atlas vive. Sarà che c'è sta una rivoluzione? Raga, ma so io incenerimento fa veramente cagare. Per questa gente è importante, grazie al cazzo. Chissà cosa significa questo Outlast vive con un cadavere. No, no, infatti. È Outlast, Atlas. Devi usarlo 10, va perché si somma. Tanto adesso c'ho il Big Daddy qua. Porca puttana. Sono tutti tipo fuoco. Bene, allora abbiamo avuto un bel roll di merda. Ah, ma è una torretta quella. Uga buca cambia. Non è cambiato. Per favore, puoi cambiare. Il genimento è più di utility che di combattere. Sì, per sciogliere la roba, per dar fuoco alle cose esplosive. Non lo so, Neko. Qua ne manca un... Ne manca un... Le... Sarà servita a qualcosa. Dato grazie per il support con le bucite anche chi ha fatto l'abbonamento. Senti, ma vaffanculo! Le... Dov'è? Madonna mia, tutti sti fogli, che roba greve però. Bello qua di mood e di ambientazione. Mi hanno attaccato. I proiettili per fuori. Io non me lo ricorderò mai sta cosa, Arlok. Mi finirò il gioco così. Siete cinesi. Questo non è che mi fa male. Siamo come su Skyrim, passi su un falò. A fine. Voglio prendere quelli. Ah, eri tu! Questo là. Tutti quei bobboni! Cadavere! Cadavere 2! Mi chiamavano il Gesù Cristo dei cadaveri, ragazzi. Ne prendo uno, diventano due. Un attimo ci vuole. Meno male che telecinesi è molto di più nelle mie corde, quindi posso usarla un pelino meglio. Aspetta che mi stava a grattare. Che cazzo, ma perché mi... Ho capito che mi cambia il potere, ma se sto facendo qualcosa, Dio Madonna, non me lo devi cambiare a cazzo. Che c'hai tu? Porca puttana. No, non mi di sta cosa, Arlok. Che cosa orribile. Che cosa orribile mi hai appena fatto. Ah, beh, è vero che c'ho questa, mo. L'ero dimenticato. Ma io devo andare di qua, quindi... Sì, stiamo andando verso la trama, siete contenti? Anche perché sono un po' obbligato, giustamente. Ma quindi se sparano tra di loro? Sentite, ammazzatemi. L'avete fatto. Bravi. Tecnicamente se mi ammazzano l'allarme scade, no? Yes. Questa si chiama tattica a casa mia.
Come cazzo è sta telecamera di merda? Allora fa... Che cazzo era quel rumore? Oh, calmi, piano, buoni. Addio madonna, ma che cazzo dei rumori? Oh, non c'è niente che mi salta in faccia, per favore. Ho sentito un cazzo di screech di coso, di Dragon Age. Mio. Allora, questa cosa io a inizio serie la adoravo, ragazzi. Sta diventando un piccolo parto. Questi sono uno di quei, quei minigame che inizialmente fai, dai, figata, assurdi. Poi alla 47esima volta che li fate volete strapparvi le palle a morsi. Veramente. Veramente. Vero anche quello. Quello, ma ti puoi fare delle build molto fighe. In realtà penso che morire faccia parte del gioco proprio. Nel secondo miglior... Nel secondo migliorano meno male. Cosa cazzo sono sti rumori? Raga, ci stanno dei rumori bruttissimi. Io rimango qua. Boni, eh. Salve lei, come sta? Tutto bene? Buonanotte, Harlock. Grazie per essere stato con noi, ci vediamo domani. Ma perché è sempre così, Nego? È un bambino. Sono i versi di un bambino. No, no, The Space, ma infatti ci muoio, ragazzi. Sappiamo, cioè, a un certo punto mi tempro perché mi tempro. Però l'inizio sarà greve. L'inizio sarà molto greve. Sì, bambino di Satana. Cioè... Non normale. In furia. Ma tanto mi sta da... Mi sa che mi li dà sempre in circolo. Me li dà sempre in circolo. Ah, di qua ci sono venuto. Andiamo di qua. Five Nights at Freddy's. Un'altra madonna. Bravo Kyle che me lo ricordi sempre. Madonna che cazzo di infarto. Incenerimento. Ma basta. Ma sì, Bloodborne su quella roba è molto molto figo. C'è uno che dice Gesù me ama. Ma cazzo, ma la visuale in prima persona. Oppa. No. Ah. No, no, schivo, schivo tutto, incredibile. Cazzo, funziona. Ci ho capito un cazzo. Mi è cambiato anche il quirk. Chiamiamolo così. Mi ha anche cambiato il quirk mid-fight. Quello si è buggato, sta parlando solo in inglese. Compriamoci uno sbre... Perché non li posso comprare? Perché sto già al massimo. No, è perché sono entrati i tre stronzi, Nego. Poi mi è cambiato anche il potere. Deve fare sempre quel glitch di merda blu. Ma a meno che non ci sta qualcosa dentro la nostra testa. Cioè, stiamo risentendo... Noi da piccoli... Una roba del genere? Forse? Può essere, perché visto che ci ha scombussolato e ci ha rifatto praticamente
tutta la roba genetica. È il minimo che mi aspetta. È che mi cambia l'unico quirk che ho, Jorak. Io sto costantemente cambiando. Io lo chiamo quirk adesso, è il plasmide, perdonate, ero diventato un po' My Hero Academia. Porca puttana, è vero che ce n'ho solo uno. Stavo andando a cambiare come facevo di base, ma non ho 2, 3, 4, c'ho soltanto l'uno. Vabbè, qua dentro non ci sta niente di interessante. Band che ci servono a curarci, il whisky no che so cazzi, il fornello è vuoto. C'è fisica ovunque, però siamo quasi... siamo quasi arrivati dove dobbiamo arrivare. Eh sì, perché mi ricordano molto quella cosa, Nego. Oh, trivellato da un daddy sembra... vabbè. Potevo metterla meglio. L'892. Hai riacquistato la libertà. Le droghe di Sushong non dovrebbero farti effetto. Ah, ok, siamo tornati noi stessi. È il momento di sistemare questa faccenda. Questa faccenda. Trivellato dal coso, dal pisello del daddy probabilmente, che è la trivella. Non mi ricordo quale animale ce l'aveva fatto di trivella. No, è che proprio siamo schizzati fortissimo. Test clinico del plasmide. Ah, sei Sushong tu! 55, dottor Sushong. Cliente Ryan Industries. Giornata molto frustrante. Non riesco a imprimere quei dannati di daddy nella testa di queste mocciose. Il legame di protezione non si forma. Stai lontana. Forse se modificassi la sequenza genetica per... Papà Sushong! Via! La sequenza genetica... Papà Sushong! Papà Sushong! Papà Sushong! Levati di mezzo, schifoso mostriciato! Cosa... cosa stai facendo? Indietro! No, stai indietro! Indietro! In realtà l'aveva fatto l'imprinting. Cioè era riuscito. Quindi gli ha dato uno schiaffetto, questo è partito e l'ha trivellato nel buco del culo. Figa, però vedi, te lo potevano mettere, cioè non cadavere ma Sushong, no? Va bene. Buonanotte Fada, grazie per essere stato con noi. Bello, ci vediamo domani in caso, buon lavoro. Errore grave. Chi la fa l'aspetti? Godo. Godo. Godo, godo, godo. Tu diventa mio cucciolo. $99. Madonna, è un bottino di merda. È un bottino di merda tutti sti soldi. Poffete, poffete. Una verticale, por favor, grazie. E tra l'altro io sto sempre a guardare di qua, ma non mi ricordo che c'ho la chat pure di là. Ricordate di noi, stronzi. Ma stai parlando su Chongo o a me? Lì.
Perché per adesso mi dispiace quando non riesco a leggervi tutti o starvi tutti appresso. Infatti è una cosa che in futuro mi dispiacerò un po' in caso migliora. Le... Cadde puta. No, è che il fucile a pompa oltre un tot metri diventano caramelle. Non lo so. Si sa mai, visto che odiamo tutti le stesse persone. Ma io sto continuando a salire. Non sento più i rumori di morte. No, infatti dovrei riscendere giù di qua allora. No, ok, sono ancora i rumori di morte. Faccia i cazzi suoi lei! Ma poi sono proprio i rumori da bambina zombie, no? Cioè, sono proprio quelle robe lì. E ho bevuto... Sì, ho fumato delle sigarette per sbaglio. Ah, una... stanza, queste sono di sviluppo delle foto. Specchio della spazzatura, pellicola. Documenti che non possiamo leggere. Sono sempre tutte le stesse cose. Ho bevuto delle sigarette. Madonna, poi come riescono. Come riescono. Un'altra cassaforte. Non c'ho. No, aspetta, costa troppi soldi. Troppi, troppi, troppi soldi. No, la rimine kit. Ma tanto ci abbiamo ancora un'altra bambina, da dove ci prende. Sto giro ho scelto bene le mie parole. Muatta, boom, morta. Anche. Anche, cara. Quella è l'epilessia, portami via. Salve. Ah, pensavo dal tazzi, signore, perdona. Ormai sono abituato che tutti fanno i finti morti. Hanno introdotto una meccanica. Spammiamola fino alla fine. Frammentazione, niente. Questa è una stanza secondaria. Focus, attenzione, abbiamo 5 minuti di focus da parte di Aerion. Ne saranno fatti allora. Saranno fatti. Ah, qua non si può continuare a salire. Ma tu puoi andare pure dritto. Ma sei imbriaco, Gesù Cristo. Ma sempre che cadi per terra, sbatti dappertutto. Satana che ancora continua a bussarmi all'orecchio. Salve. Salve a tutti. Di qua ci sono stato. Sì. Ci stanno facendo tornare indietro. No! Ma scusa, ma... Ah, ma perché me l'ha... Ma ha rimesso quello che vuole lei? Cioè, sono messe in ordine come cazzo vogliono loro. Che è successo? Come ho visto fare le cose? Aspettate, qua c'era il focus, però è partita una cosa... Senza pubblicità, ma sei povero senza vedere volere. No, senza volere di una sub. Allora ti attacchi a sto piffero e ti becchi sta pubblicità. Bello che fa proprio le cose, proprio le pubblicità fatte per bene. Parte una pubblicità da parte della nostra cara Nico che raccimola un po' di soldi per la gang. Grazie, bella. Torniamo. Questo che cos'è? Ah, sono tutti fiori. Va bene. Salve. Madonna, comunque penso che questo del ghiaccio sia una delle più broken che ci sta in assoluto, eh. Cioè fa proprio male. Se c'hai una giusta build sopra devasti tutto. Oh, Daddy? C'è anche la ragazzina appresso? No, aspettiamo allora. Da qua. E giù c'è un tizio.
Ah, è una di quelle bionde, quindi gli salta addosso. Eh sì, se la fa salire in spalla. Chissà che cosa cambia sta cosa all'interno del gameplay. Addio, perché in infinito non c'è. E tu sei l'annunciatrice, Nego. Sei la nostra piccola annunciatrice. Sono una lurida peccatrice, ma tu, forse tu, apri loro un futuro che io non so nemmeno immaginare. Una bimba ti sta raggiungendo con... Mi sa che le abbiamo fatte tutte, perché mi era apparso un trofeo. Ma chi è che conti? Sai che le somigli? Vai. Grazie per la maschera. Questa è tua? È tua, pezzo di merda. Che figa sta cosa. Oh, ancora. Chi è che continua a ringraziarmi? Ah, la ringrazia. Penso di Sineco, comunque. Non ce la faccio, comunque, a stare in fuoco. Regalo. No, volevo il regalo. 200 di Adam, inventore prolifico. Ogni volta che inventi un oggetto ne raddoppi la quantità. Oh oh. Che era quel rumore? Perché c'è una molotov? Avere lanciato tu my molotov? È tarocca, non funziona. Ma io c'ho 530. Aspetta allora. Slot plasmide, per quanto... Fai bruciare i nemici a 1000 gradi. Sì, lo so. Slot combattimento. Dardi criogenici 3. Prendiamo sciame. Mettiamolo qua. Finito. Pieni come un uovo de Pasqua siamo. Allora, io volevo mettere in realtà, perché... sto più comodo così. Telecinesi qua. Elettroscarica sul 3. In realtà togli sta roba qua. Qua ci voglio mettere lo sciame. No, quello va bene. E ipnotizza Big Daddy. Poi qua sotto che cosa abbiamo? Quello per attaccare più velocemente. Quanto infliggi danno con la chiave inglese? Ah, ok. Ok, era proprio questo, che quando facevo male con la chiave inglese ripristinavo un po' di vita, tipo Leech. Ma che rapido, inventore prolifico. Inventore efficiente. Ma sai che inventore prolifico sembra figo? Due PS sono a carico in meno, riduce la durata degli allarmi. Questo campo elettrico subisci meno danni da freddo e puoi congelare i nemici quando li colpisci con la chiave inglese. Build me lì. Ok, io è da un po' che non salvo. Ogni volta che fai qualsiasi cosa ti devono mettere sti violini nel culo fortissimo. Quindi adesso se io vado all'invento, Matt, ricarica pure tutto. Ci vado qua. Creo tipo tutto doppio. Quindi anche i grimaldelli. Salvi è parte mia. Sì, sì, devono farti prendere l'ansia per tutto. Se no non sono contenti. Andiamo con questo. Un po' del gel elettrificante. Sì, ho capito, ma se c'ho l'inventario pieno non me lo fare craftare.
Ma porca ma... Niente. Abbiamo sprecato un sacco di... Un sacco di materiali proprio... Che palle. Vabbè, tanto dobbiamo andare di qua, mo, no? Te lo fa craftare, però rimangono lì. In caso vuoi tornare a fare un po' di cosa, no? Di rifornimento. C'è una telecamera. Lì. Non ho la sbatti, quindi falla da solo. Ci abbiamo i soldi, usiamoli. È diventato COD. Battlefield. Perfetti. Ho sbagliato. Ho fatto una cazzata. Ma scusate, perché il dardo criogenico mo sta là sotto? Ma Cristo Dio. Fontaine Center for the Poor. Ma hai capito che figlio di puttana Fontaine? Faceva tutto quello che dava una mano ai più poveri, cazzi e mazzi. In realtà poi era per inculasseli, eh. Pezzo di merda. Sto tornando, ragazzi, perché mi ha messo il plasmide dove non dovrebbe stare. Ma scusate, ma me sta più a per il culo. Perché non posso... No, credo si siano buggati. Ma tutti hanno mandato questo stronzo, sì. Sì, esatto, Kyle. Scusate. Ma là c'è scritto che sta al primo, perché sta al 6? Non... vabbè, mi abituerò a giocare così. Se si è buggato. Dovrebbe stare dall'altra parte, invece sta da un'altra. Questa è la politica, sì, di Rapture. Quindi se prima è merda, adesso ancora di più. Va bene. Io devo andare lì davanti o devo scendere sotto? Devo scendere sotto, quindi controlliamo un attimo qua. Però il fatto è che la chiave inglese non mi cura se sono congelati. Cioè devo colpirli quando sono con la ciccionza di fuori. Altrimenti non gli va bene. Ho fermato la mappa con un razzo davanti alla mia faccia, ragazzi. Sono morto. Proprio a un metro. Subi continue, sì, doveva partire la musica. Arca puttana. Dai, Big Daddy famiglia? No. No, fortunatamente non rompono i coglioni, anche se più tardi lo facciamo diventare amichetto. Clipperazzo, grazie, cara. Vedo che è piaciuta il razzo sui denti. Ma il fatto credo che al nostro protagonista gliene frega un cazzo dell'Adam. Cioè, quello è il fatto. Cioè, adesso noi non abbiamo più influenze, cazzi e mazziva. Cioè, noi stiamo andando là per ammazzarlo perché, appunto, un uomo sceglie. Lo schiavo obbedisce. Cioè, adesso noi stiamo scegliendo di andare ad ammazzarlo di legnate. Se tanto mi dà tanto, no? Sarebbe benissimo, Kyle. No, ce la metterò, Jorah, che se non hai il copyright ce la metto.
Salve. Sì, devono essere... No, questo è per andarsene. No, 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 aspetta. Io perché pensavo che poi mi facessero tornare indietro. Mi facessero tornare indietro. Invece no, era proprio vattene a fanculo. Ma no, aspetta. Per tutti gli amanti del... Per tutti gli amanti del completismo. Tutta gente che prende la corda e lo sgabello. In caso non ce la vanno da Ikea un attimo. Al brico. L'ascensore comunque ha un audio tagliato male. Che continua a entrarmi nel culo. Fortissimo. Qua che c'è? Un revolver. Revolver Ocelot. Salve lei, eh. Minchia, me l'ero pure ricordato che stava lì. Togliti! No! Madonna. Certo, no. No. No, questa non è buona. Che cazzo. Porca puttana. Ok, qua possiamo andare dritti, credo. Devo provare cosa? A farmi esplodere? Ah beh, è vero! Che i cosi criogenici ce l'ho al 5. Madonna mia, quanto mi rincoglioniscono che ce l'ho lì, raga. Mi rincoglionisce tantissimo. Boni, perché il fatto che non lo posso usare F6 perché è una macro di Adobe Premiere. E quindi me la prendo in culo. Cioè devo fare così. Ma ci metto troppo. Salve lei, eh. Una vodka me la bevo. Vabbè, ma qua è un'altra di quelle zone dove ci stanno loot e basta. Daddy, ti sento. Come stai? Famiglie di JT Music su Bioshock sono fantastiche. Magari a fine serie, mai dire mai se non hanno copyright. Lì ci ammette di usare i cheat. Le macro. È vero, non ci avevo pensato. Non ci avevo pensato. Amico Daddy, che culo che sei qui, eh sì. Se lo trovassi. Perché l'audio lo sento qua a fianco, ma non è qui. Quindi... Eccolo. No. Sarà qua dentro? Sento un bambino. È un... Ah, perché sei tu, non è che è una bambina. È comunque incredibili. Di resistenza ai danni, quelle che sparano le cosette. Sarà che magari io ho fatto poche foto. Può essere. Daddy comunque me le sta tirando. Ma avrà colpito, ma me le sta tirando, eh. Pur parlé. Dammelo subito, che cosa? Porca puttana. Ah, salve lei.
No, è che non lo fa sempre e basta. Cioè, non so se si è buggato magari il power up. Scusa, devo provare ad andare in faccia a qualcuno solo di chiave inglese. Daddy, guarda, sarei pure forte, ma fai un puttanaio. Madonna, sei un rumore. Sei un cazzo di rumore vivente. Dammi la banana. Ecco qua. Ecco qua, sì, ti devi togliere. Minchia, comunque dura tanto. Ah, pensavo fosse qualche roba. Dura tanto il potenziamento, eh. Ah ah! Ah ah, narohodo! Daddy, guarda, raga, mi sta a far venire il mal de mare. Cioè, averci la telecamera costantemente che sballonzola così mi sta facendo venire lo sbocco. Ma in realtà sono... cioè, non devo neanche usare leave. No! Oh, il gatto con gli stivali. Mio madonna. Qua non si può passare proprio senza troppi inciuci, va bene. Ma devo fare seriamente così? Ma no. Ricarico, vediamo se stai facendo esplodere magari. Va bene. La facciamo stealth, Big Daddy goes boom. Deve fare capire chi è il più forte. Ma veramente è proprio da far così. Io lo faccio, per carità del cielo. Queste sono munizioni. Signora, aspetti, Finito? Stanno dei dardi qua, ma io non ci faccio niente. Non ci faccio niente. Raga, mi sa che ho creato veramente comunque una build melee devastante. Che è sto rumore, mo? Sta live è piena di io che dico che cacchio è sto rumore. È morta? Sì. Va bene. Che tanto è bello che la chiave inglese ci ho fatto casa adesso è congelata. Cambia l'estetica. Mai dare a qualcuno una fregatura rapida quando puoi rifilargliene una lunga. Atlas è la truffa più lunga di tutti. Ryan voleva Frank Fontaine morto, gli ho dato solo quello che desiderava. Come Atlas, ho avuto una nuova faccia, una fedina pulita e un nuovo inizio. Ora è il momento di riprendere Rapture e... Oh, Miss McClintock, che cosa ci fa qui? Lasci che spenga questo. Questo magari era la sua stanza in cui qui però era Atlas. Figa come cosa. Bello, bello. Aggira. Come al solito, in realtà si va di qua. E questo. Poi questo. Niente. Rip. L'allarme. Ma perché ho interagito con la cassaforte? Serio. Cioè, che per carità, eh. Meno male, è la cosa più realistica. Lip. Quindi sta per arrivare l'ira di Chris.
Sì, ho capito. Ma se ne distruggo un tot, Dio Madonna. Ma ha mandato la fanculo l'allarme. Ero Genji, Dio Cristo. Neanche i Genji distrugge tutta sta roba. Ma Dio Madonna. Che cazzo devo fare? Non mi posso neanche nascondere. Credo. Dato mi sta finendo la voce. Madonna, neanche quando ulta Genji ne killa così tanti con sta chiave inglese. E vaffanculo. Porca troia. Bello che però una cassaforte del cazzo qua c'aveva l'allarme perché lui era Fontaine. Perché era la sua stanza. Ah, ma tanto qua c'è una stazione di potenziamento. Ma chi t'aveva visto a te? Riduzione del rinculo. Credo che qua sia per andarsene, per tornare indietro. Sì. Tanto grazie per il zap, protocollo di pubblicità e anche chi ha fatto l'abbonamento. Dio ci abbatta. Questa è leggera. Salve. Però mi sa che funziona soltanto sui bersagli organici. Funziona soltanto sui bersagli organici il lifesteal, giustamente. L'hanno bilanciato così. Ah, ma c'era la stazione qua, porca puttana, chi l'aveva vista. Di qua invece che cosa c'è? Porca puttana, ma perché dovete fare... Ma che cazzo? Immagino questi che mi sentono arrivare e fanno mo me nascondo e gli faccio prendere un ictus prima di morire. Cioè basta? Soltanto... Soltanto questo? Va bene. Pure appiammi i danni. Ha raccolto un diario. La gente di qui ha imparato a fidarsi di me, l'amante di Ryan, e nonostante ciò mi accettano. Mi hanno finalmente condotto da Atlas. Senza di lui, la gente di Apollo Square si arrenderebbe. Gli ho chiesto se intendeva guidare una rivolta contro Ryan. Ha sospirato e ha detto: non sono un liberatore. I liberatori non esistono. Questa gente si libererà da sola. Pensavo che Andrew Ryan fosse un grand'uomo. Che stupida. E pensa che poi te sei pure inculata. Hai visto, sì. Hai visto, sì. Poi vi ha fregato a tutti perché avete fatto proprio quello che voleva. Vabbè che non è che te puoi immaginare che una persona cambia faccia, personalità, tutti i cazzi e mazzi vari, eh. Te lo capisco. Dove dobbiamo andare? Ad Apollo Square? Credo. Sì. No. A Point... No, forse Point Prometheus. Ah, sai che 9 donne su 10 preferiscono un uomo atletico? Vabbè. L'ha fregato di tutti, sì. Prometheus è stato che era tipo la fortezza. La Tenenbaum incazzata, eh? Ma pure lei secondo me non è buona. Per carità, nessuno qua è buono e cattivo. Però signora Tenenbaum, io non mi brucio il buco del culo perché devo seguire il tizio. Sì, dai, però il gonzo è proprio dietro di me. Non voglio neanche vederlo camminare. Ah, ma è quello? È coso? Ma scusa, è uno stronzo qualsiasi. È letteralmente uno stronzo qualsiasi?
Il gonzo, sì, è un gergo tecnico per dire il figlio di put... No. No, in realtà mi serve una curva verso di qua. Una curva verso il basso. Questo, easy. No, vabbè, ma aspettavo un'entrata un po' più scenica. Un discorso. Invece no, proprio lui infuso totalmente di Adam, che c'ha la super forza, che c'ha tutti i poteri. Figata, in inseguimento più che altro. È in inseguimento più che altro. Ci sta. Rispetto a Ryan, anzi, da un mood totalmente differente. Totalmente. Ok. Museum. L'hai fatto scappare. Ho bisogno di un momento per pensare. Ah, ma certo, questo non sarà un problema. Trova un Big Daddy ed esaminalo. Ti suggerisco di trovarne uno morto. Eccolo. O vuole proprio Big Daddy, Big Daddy? Ma allora aspetta, ma davvero, cioè, la cosa è davvero che, qua tanto ci sono altre tre sorelline, non so fine manco per il cazzo. Cioè, la cosa è davvero che queste sono semplicemente tute e dentro ci stanno vari altri noi? Cioè, noi siamo semplicemente un Big Daddy senza tuta? Magari. Ecco perché sono... No, non siamo un Big Daddy senza tuta. Cioè, queste però, cioè, dentro a ste cose però ci stanno delle persone. Ok. Vabbè, ok, è meno greve di quel che mi aspettavo. Io pensavo che dovessi diventare un Big Daddy. Invece no, te dice, guarda, devi prendere tutta l'apparecchiatura e farne la sorta di veci. Ok. Cioè, pensavo fosse qualche cosa di molto, molto greve. Da come l'avevano appena presentato. Sì, un attimo, Tenenbaum. Io sono... esatto, perché... Ma infatti pure sta cosa, io riguardandomi le live, ho pensato, perché noi riusciamo ad estrarre... Cioè, ok, perché ci ha dato il plasmi della Tenenbaum, però pure da noi ci si fa tutta quella venatura de Adam. Quindi vuol dire che ce l'abbiamo anche noi, magari. Poi non so se è una cosa che capita a tutti, però... Noi siamo molto molto più simili effettivamente. Noi siamo il primo esemplare di fratellino invece di sorellina. Biblioteca. Calmissimo. Voi fate i cazzi vostra un attimo. Quindi devo ucciderli però. Io spacco tutto, me ne frega niente. Devo aspettare il 2, peccato. Allora, un Big Daddy è proprio qua a fianco perché lo sento che mi sta ruttando nel culo. Cos'è che fa click click? Oh. Il ricercatore applicato, non mi ricordo. Buono, se no ti devo mettere la ricerca. Questo
portata. Stivali del Big Dead. Dobbiamo trovare essenzialmente il set. Sono donna, avevo lasciato il gatto sulla pentola a pressione. Bella citazione. Mi è piaciuto. Bentornato comunque. Comunque se sta inacidi veramente tanto la Tenenbaum. Io bestemmierò ogni volta che dico questi nomi, però vabbè. Se sta molto molto inacidi. Vabbè, qua era proprio solo per questo punto. Sì. Io ormai sono diventato un melee fighter, raga, che figata. Che figata, cazzarola. Solo i Big Daddy non posso affrontarli così. Madonna, che cattivo. Sì, ci sta tutto il rumore del legno, perché questo è quel parquet particolare. Che poi parquet, in realtà è legno e basta. Belli sti fossili. Salve. Ah no, mi sa perché abbiamo messo... Cioè, ce li stiamo mettendo piano piano. È il rumore degli stivali del Daddy. Ci ho rifatto caso adesso. Ok, è quello, infatti. Perdonatevi, io... Il fatto è che dovete capire che il gameplay di Bioshock mi stanna più del dovuto. Non so perché. Cioè, il gameplay di Bioshock con tutto sto rumore mi mette tipo... Mi ovatta i sensi. Non so come cacchio è possibile sta cosa. Salve, vabbè, tanto qua non possiamo fare niente. Tanto in giro ce ne stanno tre. Ce ne stanno tre le bambine. Sistema di controllo della tuta. Dopo che Ryan ha preso questo posto, è qui che costruiscono il loro golem, il loro Frankenstein. Trova i pezzi. Se credi, monitoring room. Sì, in gergo tecnico mi rincoglionisce tantissimo. Robot di sicurezza, raga. Noi. Il che è anche greve, perché se sei una persona cattiva qua puoi fare delle cose molto brutte. Vabbè, di qua si ricollega di qua. Madonna, che bello però sto rumore. Ti rincoglionisce. Però figata. Figa. Oh. Pronti? Pronti. Perché è morto. Bellina, eh. Chissà se ce le faranno mai vedere come le creano. Perché vabbè che la sappiamo che ci infilano dentro la lumaca, tutte cose. Ah no, abbiamo maxato. Non ci abbiamo più roba con loro. Ok. Candidate conversion. Trasformazione candidato. Ma che figo. Oh, tu sei una cosa. Raga, io no. È come se guardassi nelle palle degli occhi Claptrap. Cioè, non ce la faccio a sparargli. Non so come cazzo è possibile. Cioè, c'ho sempre quel cazzo di attimo.
di ragionamento che non riesco a fare. Cioè, ci devo pensare se sparargli. Dai, un'ultima curva verso l'alto. Vabbè. Non sp- no, gli sparerei, sì, però c'ho quel momento in cui devo riconoscerle. Cioè, per me, io c'ho veramente il tiro con svantaggio per la percezione di queste cose. Dove? Torrette di merda. Ehi, che ci sta qua dietro? No, non la balestra, il cadavere. Il cadavere? No. Sedia! Tecnica segreta di Leech. Di disinnesco. Affanculo. Oh, pallottole. Alcol. Nell'invento, Matt, possiamo creare qualcosa di figo. Gli anti-uomo, no, in realtà i grimaldelli. Ma quindi creo doppio grimaldello. No, no, che ta gira. Crea il grimaldello. Credo di sì. C'è qualcosa da hackerare? Ho creato un po' troppa roba. Può essere magari perché è una situazione, una zona difficile. È felice che qua è obbligato a esplorare. Ah, isso sì, qui posso fare quello che mi piace. Qui devo esplorare tutto quanto perché ovunque troverò le cose. Su Chong. Dannazione. Gli stivali del Big Daddy dovevano essere spediti qui, non alla maledetta biblioteca. Ma che razza di idioti sta assumendo Ryan ultimamente? Cazzate del genere non succedevano con Fontaine. Va bene. La gente di qui ha imparato a fidarsi di me. Ma che cazzo vuoi tu? E nonostante... Allora, visto... Ah sì, mi creo doppi, quindi ho creato tipo uno sbrego di cosi. Raga, ricordatevi che qua ci stanno l'ira di Cristo di robettini, se intendeva guidare una rivolta contro Ryan. Un altro, ce lo prendiamo. Non sono un liberatore. I liberatori non esistono. Questo chissà che cos'è, no, mi sa che è semplicemente... No, non è lava. Mi sa che è qualcosa che iniettano dentro ai Big Daddy. Ma quindi qua non ci sta niente? C'è la stanza per l'assemblaggio, tutte cose bellissime. Ah, perché devo svuotare qua. Devo svuotare la cosa per andare a prendere quello lì dentro. Buongiorno. No, alcol, devo stare attento. Era tanto alcol. Il Big Daddy emana un odore terribile, schifoso. Forse si potrebbe porvi rimedio. Ma sembra che alle sorelline l'odore piaccia. Dobbiamo trovare dei volontari. Diventare Big Daddy è una strada a senso unico. Ma Ryan dice, tranquillo. Reclutare non è un problema. Quel Ryan, che bravo uomo. Ah, perché i Big Daddy che sanno? De marcio, de umido. Cioè, nel senso, gli piace l'odore perché col fatto che c'hanno dentro quella lumaca marina gli ricorda il mare, gli ricorda quel tipo di umidità. Gli piace il Daddy? E beh, sono contente di stare col paparino. Brave bambine. Quanto... potrebbero essere capite male ste cose. E dove cazzo sto andando? Piano superiore assemblaggio tuta. Minchia, tutta sta roba per assemblare la tuta. Potrei aver commesso degli errori. Una persona non costruisce città se è dominata dal dubbio. Ma si può governare con assoluta consapevolezza. So che la mia dottrina mi ha illuminato. E so che le cose che ho rifiutato avrebbero potuto annientarmi. Ma la città sta crollando davanti ai miei occhi. Sono diventato così convinto dei miei dogmi da essere incapace di vedere la verità. Forse. Ma Atlas è là fuori.
distruggere me e la mia città. Avere dubbi significa arrendersi. Io non ho dubbi. Però ne era consapevole, quindi. Quanti cosi. La guerra è terribile. I giapponesi uccisero tutti gli uomini della mia città. Ma non me. Io avevo l'oppio. E l'oppio faceva gola a parecchi. Anche questa guerra è terribile. Ma non... Ma vaffanculo, stava a sentire l'audio. La tuta da Big Daddy ti fornisce il 25% a tutti i danni. Qualcosa ti dice che ne avrei bisogno. No, è proprio un momento tipo la Juggernaut. Ma peccato che non è cambiata la mano. La guerra è terribile. I giapponesi uccisero tutti gli uomini della mia città. Io avevo l'oppio. E l'oppio faceva gola a parecchi. Anche questa guerra è terribile. Ma non per me. Ora tutti hanno paura. Tutti hanno bisogno di Adam. Più di quanto le sorelline possano produrre. La cosa buona è che la guerra fa molti cadaveri. E io so come riciclare l'Adam dai cadaveri. Ah. Non posso mandare le sorelline per strada non protette. Devo riflettere. Ok. Questo ti fa capire come sono arrivati al voler fare il Big Daddy. E il bello che poi ti è ritornata in culo la cosa. Pannello di controllo. Ma perché posso entrare qua dentro? Perché dovrei? Salve. Sto luogo devo ammettere che mi rincoglionisce di struttura. Mi rincoglionisce veramente tanto. Scendiamo un attimo qua giù a vedere che cosa c'è. Napalm. È fatto apposta. Che? È un rumore. Che porca Eva. Perché è proprio costruito in un modo strano. Non c'è niente da fare. Razio è un mausoleo. Una maledetta giostra funeraria. E tu e la crocca siete soltanto spettri. Ma questi sono tavolini. Ho sbagliato. È dove gli facevano le operazioni. C'è un modo per attivarlo. Io spero che non mi debba fare tipo qualcosa del genere. Spero di no. Non si sa mai che si alzano. Lo sta là sopra. Ah, cazzo. Qua c'è bisogno del fuoco. Mi serve. Mi serve una banca dei geni. Qua siamo tornati qua sopra. Dov'era una banca dei geni? Non c'è una banca dei geni qua. Ah no, devo tornare indietro. Tipo non di qua, ma di qua. Che bello, che puttana. Immagino che adesso potremmo essere furtivi veramente. Quanto un calcio in culo, eh? O è semplicemente power up? Perché dobbiamo andare a fare le big big esplosioni.
Allora, togliamo questo del Daddy e ci mettiamo incenerimento. Sento un altro Daddy. Amico! Come va? Compagno, collega, ormai siamo diventati proprio amici. Madonna, la mia rotella del mouse, raga, non riesce ad andare giù, eh. Fontaine è un tremendo figlio di puttana, ma Ryan è un taccagno. Non si può riutilizzare la tuta. Metti uomo, pelle, organi direttamente nella tuta, altrimenti non funziona. Ryan dice che il Big Daddy costa troppo? Beh, Ryan può andare al diavolo. Va bene. Queste sono tutte le confessioni del nostro piccolo caro Suchong qua. Sì, ma io continuo a dire, perché dovrei spegnere sto fuoco? Salve. Ormai è diventato Garry's Mod. Vabbè, ma qua abbiamo fatto in realtà. Ce ne possiamo tornare indietro. È che volevo prendere quel segreto lì. Come è morto male. No, in realtà sento un Big Daddy. Stai andando da una sorellina? Chi lo so che devo cercare un casco. Devo vedere se questo spawna una bambina. Un prete. Si incazzavano se gli facevi le foto. Magari è una cosa di una difficoltà aggiuntiva. Può essere? Certo. Tutto. No? No, non credo ci sia. E invece eccola qui. Ormai questa è la tattica perfetta. Diventato spawn kill con i Daddy. Ah. Vai, riposa in pace, bambina. Allora, qua fuori. Decontaminazione? Perché i Daddy hanno qualche cosa. Vabbè che effettivamente per convertirli usiamo tipo quella sorta di schifo strano. Oh, eccolo l'altro. Aspetta che devo ricaricare. Buona. Buono. Buonissimo. Ah, cuccia. Mi ha fatto doppia foto a random. Ah, ci siamo già fatte tutte le ragazzine. Ma magari Bioshock 2 ce lo giochiamo a una difficoltà un pelo più alta. Perché facciamo come con Doom, che alla fine Eternal, l'ultimo DLC, ce lo possiamo fatti a difficoltà massima. Prosciugo salva tutte le sorelline presenti nel gioco. Fatte. Finite le bambine. Ce le siamo fatte tutte. Non pensate a male, per favore. Grazie, grazie mille. 100 anti-uomo per che cosa? Ah, per questa. Non le potrò mai nella vita prendere. Miglioramento salute, miglioramento IV. Ho preso una cosa per sbaglio, vabbè.
E... ma in realtà... questo? C'è sta qualche altra cosa di secondo livello che mi intriga? Ma scusa, ma c'ho ancora 200 di Adam? Questo. E poi Robo Combat. Cioè, compriamo tutto. Ormai siamo pronti. Quindi vuol dire che nell'ultimo livello non ci saranno bambine. Little Wonders. Puttana. Vabbè, ho capito, zia, pure meno cattiva. Meglio di X-Men. Sì, noi siamo ormai altro che Wolverine. Spostate proprio. Furtivi come la morte. Campione di feromoni Big Daddy. Ah, c'è proprio Spruzzino. Madonna. Aspettate ragazzi che qua sta succedendo un casino. Boni, sta succedendo un casino, si è distrutto tutto. E fa talmente caldo che sto lasciando l'impronta del mio polso sul tappetino. Voi non avete idea, ho lasciato l'impronta del mio polso sul tappetino che si sta distruggendo talmente tanto. No, Nico, non ancora. Mani! Poi magari se mi alzo sicuramente c'è. Finite, ragazzine? Sì, perché l'avevamo appena fatte. Non puoi vendere almeno 400 euro. Se fossi una signorina famosa, sì. Aglio. Porca. Ah, no. Questo lo voglio soltanto per i materiali. Sì. Vieni qua. Ok. Ho fatto... mi sono buttato in mezzo. Rimani sempre vicino a un amico. Madonna. Perché giustamente le infilavano qua dentro. Angelo. Questo piccolo angelo c'ha la cosa. Perché le persone morte gli hanno messo l'imprinting che sono angeli e devono prendere l'Adam. Greve. Questo è il Big Daddy, la ragazzina e la persona morta. Madonna. Campione di feromone tra i giocattoli. La siringa. Glielo... ah, ecco perché ci fanno con questa cosa. Perché è con questo che gli davano i regali. Madonna. Belli sti dettagli però, eh. All good girls gather qualche cosa. Insomma, tutte le brave bimbe mietono. Vabbè, gather non è mietono. Raccolgono. Infatti gli hanno messo anche zzz, stanno dormendo, non sono morti.
Nascondiglio. Madonna, ma che belle ste cose. Rimani sempre vicino a un amico. Madonna. Eh sì, il bro è stato congelato anche da morto. Bellissimo. Pulsante, pulsante. Non ho capito. Buonasera Skeller, come stai? Bella, da quanto? C'è una... Ah no, perché è il marchingegno che va fatto insieme a una bambina. Cioè il Big Daddy qua e la bambina di là. Ok, capito. Io tutto bene, tutto bene. A parte il caldo mortale. Salve. Build me lì, pezzo di merda. Build me lì. Di qua dove si va? Si va nell'ultima zona. Buongiorno. Giusto. Ci sta. Perché deve essere la bambina a premerlo quell'altro. Questa è la sala delle autopsie. Perché gli facevano vedere come si estraeva l'Adam dai cadaveri. Qua è dove gli mettevano... Dove le operavano. Gli toglievano tutti gli abiti. Ah, oppure... Cioè, queste devo prenderle come le operavano e queste sono le fallite? O non lo so. Cos'è? Madonna, c'ho il regge... C'ho il regene, sono incredibile. Gna. Vabbè, qua c'è questo. Scassinatore. Adesso devi solo trovare la tuta e il distorsore vocale dagli altri laboratori e diventerai un vero bruto. Muoviti. Va bene. Zi padrone. Metteci pure un per favore. Would you gladly? E abbiamo fatto. Paraculo. Vabbè, Angel, sì. Ziba, torna io andare come richiesto tu. Per curiosità, sono andato sulla wiki e ho letto da dove proviene effettivamente l'Adam. Se il gioco non l'ha detto, se vuoi lo faccio. Ma in realtà penso ce lo diranno, perché è un argomento... È un argomento centrale del gioco. Cioè, si capisce che è stato preso praticamente da... Ste sorta delle umaghe particolari per produrne di più l'hanno infilato dentro le bambine, cazzi e mazzi vari. Diventare un daddy. Ah, chi te lo dice che io non lo sia già? Come flexare il nulla? Oh. Che cazzo vuol dire portafogli pieno? Avevo il portafogli pieno. Ma il portafoglio non è mai pieno. Che cazzo vuol dire? Questo l'hanno devastato con le siringhe. E probabilmente proprio delle bambine. No? Scusate, questa non è una di quelle porte che va... No. È sparita la scossa, ma non era. Cos'è? Sono un cacciabombardiere. Sono come Buzz il Juice di Monster Hunter, che arriva urlando e facendo esplodere tutto. Quindi abbiamo fatto qua, abbiamo fatto di là, dobbiamo andare di qua. Optimized... Optimized Eugenics. Va bene.
Vabbè che il Big Daddy fa dei rumori. Dov'è la telecamera, scusa? Apri! No! Che cazzo è il coso? Stava al centro e non l'ho visto. Fa quel verso di... Ah, non ci avevo fatto mai caso, calcola Nego. Intanto li avvicina ancora di più alla... all'essere tipo delle sorta di bestie del mare. Salve. Perché qua non si apre? Ah, perché c'è bisogno di questo, effettivamente. Prendiamo tutte cose. No, questo è proprio qualcosa che gli iniettano dentro, magari per renderli più forti, i suoi feromoni proprio o qualcos'altro. Guarda, lo so che sei vivo. No, non so. C'aveva una posa strana. Mi è crashata la live, ragazzi, domanda. Feromone di ball. No, ok, non è crashata. Ok, è il mio altro monitor che mi ha fatto prendere un infarto, ragazzi, perché vedevo la live bloccata. Vaffanculo, che infarto, voi non avete idea. Che cazzo, ok. Rieccoci. Salve. Mi sa sì che la pubblicità ha fatto crashare il monitor. Il cuoricino che infarta. Sì, sì, ho il terrore, Nego, ormai. Invento, Matt, possiamo craftare qualcosa? Palettoni esplosivi. Un grimaldellì. Ma scusa, ma sono... Ah, sono pieno. Io ormai li crafto, veramente. Che cazzo era? No, ma non credo lo finiamo stasera, non so che... Strumento per mu... Sì, ok. Raga. No. Questo mi scava in canna. Scusa, che io penso che lui si è appena fatto trapanare la gola. Sì, sì, è uno scavagola cioè perché ti fa tipo le corde vocali. Cioè non è che noi ci stiamo trasformando così giusto per... Giusto perché non abbiamo magari l'altro trattamento del cacchio, ma... Poco ci manca. Porco... Fanculo. Sì, ma perché siamo tipo lobotomizzati effettivamente, Erin. Però cazzo, mi sono fatto scavare la gola un modificatore di voce. Sembra l'inizio di un porno, detto così, Nego. Te lo giuro. Salve, un porno molto brutto, ovviamente. Cade come una pera cotta. Che strano porno, molto molto sicuramente di fattura giapponese. 100-100. E su tutti questi rumori sembra di stare su Minecraft, porca puttana. Le pressure plate. No, però abbiamo lo spallaccio, mi sa, da coso. Da Daddy, no, non credo.
Vabbè, un'altra stanza che era per il meme. Di qua? Devo ammettere che Fontaine ha mostrato un certo intuito nella creazione del business dei plasmidi. Ma non ha mai capito granché di vendite. Nascondere quelle ragazzine sotto uno staio. Ho appena visto i progetti preliminari delle nuove macchine per plasmidi. È qua, ok. Ciò che volevo. Ricorda le mie parole. Se ben presentate sul mercato, quelle sorelline possono valere oro. Non so in che senso lo stia intendendo, ma mi sembra brutto. Non ci ho pensato, ma questa è la roba che troviamo dentro a tutti i plasmidi, se ci fate caso. C'è le boccette, quelle arancioni che ci danno le passive. Io pensavo chissà che cazzo fosse, è quello. Scusi, qual è il mercato? Probabilmente della chiesa. Sono abbastanza sicuro. Corri! Poi di qua! Ormai sono... Mi sa che quel rumore l'abbiamo fatto noi. Mi sa che quel rumore l'abbiamo fatto noi, non era un Big Daddy. La domanda, qualcuno ha fatto caso se la Tenebaun ha detto tipo per favore? Vabbè che siamo andati sotto fuori dal controllo, ma magari ce n'è un altro. Per quanto ne sappiamo, eh. No? Non ha detto robe strane? Cioè, perché mi sembra strano che il nostro protagonista si fa scavancanna. Fa tutte ste cose... Così. Cioè, deve proprio volerlo ammazzare. Deve proprio volerlo un sacco ammazzare. Che cosa dovrei trovare qua dentro io? Sbrigati! C'era un cazzo. L'inutilità. C'era l'inutilità dentro a sto coso. O siamo scemi o non ha un cervello, ma davvero, eh. Davvero. Cioè, perché vuol dire che lui, cioè, è talmente che vuole aprirlo di legnate, che lui ha detto, sì, sì, cioè, mi trasformerò le corde vocali a vita in un ammasso di mugugni. Porca puttana, apriti. Visto che abbiamo il portafoglio pieno. Pensavo mi desse qualcosa di nuovo, invece niente. Scusa, io sono stato ovunque. Cioè, sotto ci sono stato, lì ci sono stato, sopra ci sono stato. Il parassita odia tre cose: i liberi mercati, la libera volontà e i liberi intelletti. Di qua ci sono stato, che è la cosa, la biblioteca. Tra l'altro non sto usando così tanto Medikit e Eve, perché veramente con questa build siamo diventati un DPS Ah no, questi erano proprio messaggi di Ryan pre-renderizzati, sì, pre-registrati. L'olocausto, la dittatura. Devo trovare l'elmo e sarà di qua. Leggi la missione. Come se leggeva la missione? Mondo, sistema e sicurezza. Diventa un Big Daddy. Fantastico, nascosto il capo di Big Daddy per dargli la caccia. Dovrai trasformarti in un Big Daddy. Nella parola vicini puoi trovare ciò che ti serve. Trova un elmetto. Ok, cioè, non è che stiamo a mettere già la tutina del cacchio, appunto. Cioè, stiamo a diventare un Big Daddy.
No, l'odore l'ho trovato. Mi manca l'elmo, ma credo sia qua dentro. Questa era la stanza di prima. Credo di sì. Cioè, spero proprio di sì, Skeller. Meno che non sia veramente di quello affogato. Sarebbe figo, Nego. Ah, sono veramente io. Madonna mia, sta cosa. Madonna mia, sta cosa. No, nella biblioteca già ci sono state. Ho preso i guanti. Di qua non c'è niente. Di qua si va avanti. Di qua no. Ah, ok, non se... Madonna, perdona, Star. Ormai veramente leggo fischi per fiaschi. Cazzi per palazzi. Ho detto che i Big Daddy fanno le balene. Fanno tipo... come si chiama quella di... di Nemo? Parlano in balenese. Come diventare Big Daddy. Ah, forse stan qua. Può essere... C'è una banca? Mi serve una banca. Ma che, perché qua ci siamo stati? La banca è qua giù. Anche perché è l'unico... Vabbè, ma ce l'ho il coso di incendiare, sono stupido. Caffè. Soldi. Gran cazzo qua dentro. Fontini, ricerca genetica. Quando li ghiacci droppano meno... Tecnicamente non droppano proprio perché diventano polvere. Allora, qua ci siamo appena stati, raga. Là ci siamo stati, abbiamo trovato i feromoni. Nell'armored escort, per forza, perché qua ci sta l'armatura. Magari è veramente quello affogato. Può essere. Qua... devo prendere il casco da quello affogato, magari. Sweet assembly. Perché mi sembra strano che mi mostrano sta cosa. Qua c'è il plasmide. No, non è qua. Ah, madonna, che male la schiena. Di qua niente. Perché l'unica sarebbero ste tute, no? Cioè, ste tute non... Vedete, no, queste non ce l'hanno il casco. No, infatti non ce l'hanno, sono solo sulla tuta. Candidate Guardian Conversion. Eccolo laggiù. Oh, perché me l'aveva data come esplorata, ma magari c'era entrata a cazzo. Magari c'era entrata a cazzo tu. Casco da Big Daddy, Rosy. Ma posso sceglierlo? O devo essere per forza un Rosy? No, devo essere per forza un Rosy. Che palle. Diventa un Big Daddy. Però i rumori adesso li stiamo a fare noi, raga. Cioè, sento rumori di Big Daddy.
No, mi sa che ce n'è un altro qua vicino, effettivamente. Peccato. Sarebbe stato bello che magari... Vabbè che poi dopo un po' diventano tutte le coglioni, eh. La senti tutto il tempo. Ma questa lente così sarà vita naturale durante o... Ma siamo anche più veloci perché la lente è fatta questa cosa... Non c'è per sempre, meno male, perché sennò... Vabbè che tanto ce lo potremmo togliere pure l'elmo. Cioè a noi ci serve soltanto Pentra. Devi attirarle fuori dai nascondigli e poi ti permetteranno di superare la porta. Su, avanti, colpisci il condotto con la chiave inglese. Oh, addirittura la vita. Però questa mi sa che è umana, è già... È... Eh sì! Oh. C'hanno la porticina per loro. No, aspetti, venghi. Oh, non mi tocca la ragazzina. No, bambina. No, di qua. Mi servi. No. Hanno la porta per i cani. Sì, perché ecco perché potevano entrare solo loro. Puoi venire un attimo? Atlas è amico del parassita. Posso chiamarli in qualche modo? Amici di Atlas. Ma come c'era una porta che si apriva cliccando in due? O era giusto perché lore? Peccato. Cioè pensavo che fosse fatto qualche segreto. Dato qui sto continuando a pulire. E guardate che cazzo è successo. Cosa minchia è successo qua? Sono il suo... Ah beh, è vero, io so che devo seguire lei, non lei me. Ma devi proteggerle. Ok. Però mancano 10 minuti alla fine, ma sti cavoli. Beh, non devi andare avanti tu. Mister B. Vedo gli angeli che ballano nel cielo. Bene, ragazzo, è stato un lungo cammino. Madonna, sta lente mi rincoglionisce. Non credo, cioè se dura ancora tanto non credo. Oh! Bambina? Bambina? Questa è l'ultima... allora aspettate perché ferma un attimo, salviamolo fino alla prossima volta perché stiamo ancora un pelino... Cioè siamo un po' tardi. Vorrei che si prudai per un'altra ora e mezza. No, aspetti, stia calma lei. Stia calma lei. Andiamocene di qua. Per quanto c'ho voglia di finirle di giocarlo, voglio anche però godermelo. Cioè non voglio dovermelo lasciare perché dobbiamo finire la live e altre robe. Qui dentro sto facendo la schiuma, Dio Cristo. Però figo. Cioè ci sta che effettivamente diciamo che in quest'ultima parte ti fanno fare un po' così. Spero che non sia tutta che devo seguirla, perché è proprio l'anti-me che devo proteggerla. Sì, lascia perdere, Nico. Cioè, allora, a parte che qua a fianco si è creata sta macchia, non credo si toglierà mai più. Devo pulirla. Ma si sente che è arrivata l'estate. Però figo. Cioè figo, c'ha... Sì, 3, 4, 5 plot, questi piccoli giri che sono una figata assurda. Domanda, dato che mercoledì lo finisci prima della fine della live, vai subito di despeso oppure si fa già chatting? Dipende quanto ci mettiamo. Perché se ci mettiamo... Buonanotte a tutti quanti, Jorak e Kalinka sono andate. E se ci mettiamo veramente poco, magari si può iniziare anche direttamente di Dead Space. Però non lo so. Cioè, c'è sta anche magari una volta fa una live un pelino più leggera, magari mi vado a cercare qualche roba che non ho notato di lore o di dettagli. Quindi vediamo com'è. Se poi dura mezz'ora sto finale e io... dura mezz'ora, ok, iniziamo magari Dead Space o ce ne riandiamo su Dragon Age per farci i codex, vediamo. Intanto mi mangio uno yogurt. Neko come Light Yagami, soltanto con lo yogurt. Violentissima, lo apre, mette il cucchiaio e se lo mangia. Però figo.
Devo capire ste motivazioni però. Spamma il sub. Dato ragazzi, io vi ricordo che una volta al mese, se avete Amazon Prime e non siete abbonati a nessuna parte, avete un abbonamento gratuito che potete fare da uno streamer. Se lo fate qui, anche per chi sta su YouTube, avete i video in anteprima dei best of, dei video quelli un po' più grandi, avete un po' di dietro le quinte, un po' di cazzatine. Inoltre potete supportarmi gratuitamente e avete anche un sacco di piccole emote e cazzi e mazzi vari che potete usare magari una volta che entrate in live. Grazie ad Arion per lo spam. Stavo dicendo, devo capire la motivazione, perché lui è veramente un sacco, cioè diventare un Big Daddy, cioè non è che è una cazzata. Io non penso che domani poi si riappiccica le corde vocali, si toglie tutti i feromoni, e penso sia una cosa molto greve. Quindi arrivare a talmente tanto pur di uccidere Fontaine mi fa strano. Allora, Tenenbaum pure sta a puzza di merda tantissimo, perché si vede proprio che se è incazzata, cioè proprio se sta in cattivi. Però devo capire perché lui fa queste cose. Vabbè che tecnicamente adesso che non c'è più il controllo mentale, lui può cominciare ad avere una personalità, a fare le proprie scelte. Cioè magari il discorso di Ryan gli ha creato un po', visto che alla fine è il padre, gli ha creato qualcosa nella testa del tipo: io voglio distruggere la città, voglio vendicarmi padre, no, non sono uno schiavo, sono un uomo. Cioè gli ha creato qualche cosa di ste robe in testa. Però ripeto, greve, cioè è diventato un figa di Big Daddy. Domanda: secondo te cosa succede al protagonista dopo la fine? Cioè, se andiamo così per così, lui diventerà un Big Daddy. Cioè, onestamente, finiamo il gioco. Lui non è che c'ha una vita, lui non c'ha una famiglia effettivamente e compagnia. Secondo me lui semplicemente dice: ok, ho fatto quello che ho fatto, adesso continuerò a fare il Big Daddy. Magari proteggerà Rapture, però neanche. Cioè, perché allora il fatto che lui è figlio di Ryan potrebbe prendergli pure lo schiribizzo del "aha, ho ripreso Rapture". Però fino adesso mi è sembrato molto, non dico neutrale, però quasi. Cioè io opterei più per diventa un Big Daddy o diventa il Big Daddy. Cioè magari quello che noi vediamo all'interno dei trailer, dei cazzi e mazzi vari, è il protagonista che è diventato questo. Oppure magari va in base al finale. Cioè, io immagino che col fatto che ci sta ammazza tutte le bambine o salva tutte le bambine, ci sarà un finale buono e un finale cattivo. Paradossalmente. In realtà voleva solo essere chiamato Daddy. Basta che andava al bordello, pagava 50 euro. Non so quanto si paga, ma pagava un tot e l'aveva fatto effettivamente. Ma comunque, buonanotte, grazie per essere stato con noi, ci vediamo domani. Vi ricordo tra l'altro giovedì live pomeridiana ci leggiamo i codex. E niente, io vi ringrazio per la compagnia. Live piena di robettini, inizio settimana sempre piuttosto spumeggiante. E niente, noi ci vediamo domani sera, vi ricordo sempre Corgi Gang fa bang bang, mi raccomando, dormite bene, riposatevi, noi ci vediamo domani sera. Buonanotte Arion, se ci sta ancora Neko, Kyle e anche tutti i nostri carissimi lurker che sono rimasti qua fino a luna di notte. Buonanotte.